you <music> In questa serata lunghissima, perché abbiamo un sacco di cose da fare oggi e da, da dire, più che altro, e ci sarà doppio format oggi: facciamo sia Twitch Crime, in cui vi racconterò la storia, una storia incredibile di Satanic, Satanic Panic in Emilia. Tanto per cambiare perché a, a noi piace Satana e avere paura di Satana in Emilia. Oggi, peraltro, vi parlerò di un caso di Satanic Panic molto particolare perché, in questo caso, effettivamente, c'è un personaggio sui generis che fa cose strane, cioè, io le chiamerei quasi. Senza offendere ovviamente nessun credo, però il suo era particolare, cioè nel senso non era il satanismo razionale o filosofico, a dir si voglia, che seguiva quelle deten... Lui ci metteva della fantasia, quindi quasi quasi lo definirei un po' farneticante, però lui, lui farneticava insieme ad altri farneticanti, farneticavano tutti insieme, formicolavano... Ma non faceva mica male a nessuno. Il problema qui è che c'è stato un accanimento. No, niente satanismo acido assolutamente. No, 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 no. Non confondiamo i bambini di Satana con le bestie di Satana. Perché noi lo sappiamo che le bestie sono cattive. Mentre i bambini. no, anche se ci sono dei bambini che sono delle bestie, ma comunque lasciamo perdere. E poi volevo ricordarvi anche che i bambini di Satana non sono quei bambini che quando c'è vento corrono sulla sabbia vicino al tuo ombrellone, non sono, come dice Warrior, non sono quei bambini che quando sei sull'aereo vorresti che ritornassero nella vagina del proprio... No, non sono quelli bambini di Satana, non sono neanche bambini, in realtà per essere un bambino di Satana devi avere 18 anni almeno. Quindi stiamo parlando di altre cose, no, non sono quelli, non sono quelli, ragazzi, mi dispiace deludervi. Essere satanista non è un reato, se tu non fai niente di male, non fai del male a nessuno e sei satanista e credi anche che cacchio ne so che ci sono gli extraterrestri che parlano direttamente con Maria e Giuseppe, va bene, cioè, va be puoi credere a quello che vuoi, ma puoi credere anche a Gandalf, cioè no, no, non c'è nessun reato in tutto ciò. Il problema è che bambine della mia età sto volando, perfetto. E bambini volanti, quindi, quello che, di cui parleremo oggi è sì, c'era uno che si sentiva a grande bestia, 6,6,6. E continuava a dire Io sono il riferimento sulla Terra per quanto riguarda Satana. Benissimo, ma non, 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 non ha mai fatto niente di illegale se non semplicemente divulgare quello che era il suo pensiero che poi in tanti punti potremmo anche trovare effettivamente sensato. Comunque devo assolutamente ringraziare con tutta me stessa Stefano Bigliardi, Prof Stefano Bigliardi che tra l'altro alla fine del mio racconto interverrà perché lui è il penso il più grande esperto per quanto riguarda la storia dei bambini di Satana che mi ha concesso gentilissimamente il suo articolo e lui è stato l'unico a a, eh, scrivere tutta la storia di Marco Dimitri e dei bambini di Satana per intero in ordine logico e cronologico e ha fatto un approfondimento incredibile perché se non fosse stato per il suo articolo che mi ha girato così gentilmente, io ad andare a cercare e l'articolo scritto qui e l'articolo scritto là e poi le fonti tutte mischiate, casini, le giornalistiche si sì, Uh, contraddicono, avrei fatto una fatica del boia. Quindi ringrazio sempre Stefano che poi dopo più tardi conosceremo. Allora, siete pronti al Satanic Panic? Siete pronti a entrare nelle dinamiche tra rituali, cappucci, ma non vi fa licantropia. <ride> Sì, sangue, cose, proprio anche un po' di un po' di scescio che non manca mai in queste dinamiche qua. Ah. Abbiamo fatto il nostro uh, quarto d'ora accademico, possiamo iniziare con la storia di oggi. Dunque, non so se la conoscevate già, anche perché ho notato che uh, su YouTube non se ne è parlato quasi per niente e quindi forse è un caso che non avete ancora sentito. Ma molti di voi me l'hanno anche richiesto, perché quando ho parlato delle bestie del Satana o ehm, quando ho parlato di altro Satanic Panic, per esempio i tre di West Memphis, è venuto fuori questo discorso qua, il discorso dei bambini di Satana. Me l'avete richiesto in alcuni, quindi ho detto: Uh, mi sono incuriosita. JM si è fatto la prima puntata del suo ma vedi allo, allora arrivo sempre dopo. E Stefano ha avuto veramente la gentilezza di contattarmi e mandarmi tutto il materiale che mi serviva, quindi davvero top fonte. Dunque, allora. Chi è questo personaggio qua? Adesso cerco di farvi un attimo di background della vita, dell'infanzia e del, uh, dell'esistenza del capo, del fondatore dei bambini di Satana, del, del satanasso dei bambini di Satana. Ecco, questo povero diavolo come si suol dire. Allora, lui si chiama Marco Dimitri, so che Dimitri può sembrare un nome, invece in questo caso è il cognome. E lui è nato a Bologna, è un conterraneo, un mio conterraneo. Lui è nato a Bologna il 13 febbraio del 1963. È cresciuto a Croce Casalecchio, provincia di Bologna, che si pronuncia proprio così, Croce Casalecchio. Per una volta sono in casa, quindi riesco anche a pronunciare bene i luoghi. E Insomma, Croce Casalecchio è un posticino proprio alle porte di Bologna, quindi siamo praticamente a Bologna. E lui è il secondo genito di una famiglia che sta bene, cioè nel senso, son borghesi. Suo padre lavorava come poliziotto, mentre sua madre era una casalinga. Lui, come primo evento, diciamo, importante della sua vita, il momento di svolta durante la sua infanzia, preadolescenza... È quando a 12 anni era in vacanza al mare con i suoi genitori e lui assiste a un fenomeno che lo segnerà per tutta la sua esistenza: un avvistamento ufo. Ora io non so esattamente quale avvistamento ufo lui abbia visto in quell'occasione, quell però lui ha visto un ufo, l'hanno visto anche altre persone, quindi è rimasto proprio segnato da questa cosa che eh, gli rimane impressissima. Proprio sotto la pelle, nella testa, eccetera. Quindi, siccome insomma questa roba lo manda fuori di Melone, cioè lo appassiona tantissimo, decide di contattare un gruppo specializzato proprio in UFO. Tale fratellanza cosmica, in quel uh, frangente lui, drogato fin da bambino, sì, tra l'altro uh, sarà un drughè. Sarà assolutamente un drugè, quindi non, non c'è dubbio in questo. A 12 anni non era un drugè, ma diciamo che già siamo partiti benissimo. Esatto, anche tu l'hai visto, ma te lo ricordi? <ride> Oddio! Non lo so se, se, se è lo stesso. Comunque, non andava all'oratorio. No, non andava all'oratorio, aveva altre passioni e lui gli piaceva il paranormale. Quindi, insomma, contatta questo Roberto Negrini che eh, tiene una diciamo, filiale della, del gruppo di fratellanza cosmica a Bologna. Infatti, fratellanza cosmica era il ramo di un gruppo che, diciamo, come sede centrale aveva la sede in Sicilia, il cosiddetto centro studi di fratellanza cosmica ed era la sede in Sicilia, tutta organizzata intorno alla figura. Di Eugenio Siragusa, un signore nato nel 19 e morto nel 2006. Siragusa ha organizzato tutta questo, tutto questo gruppo, tutta questa associazione. Conoscete Fratellanza Cosmica? Io l'ho conosciuta solo per questo caso, ma non sapevo assolutamente che cosa fosse, non l'avevo mai sentita nominare prima. Adamo aspettate prima di parlare di Alder che dovete sentire il credo che c'era di base. Questo Siragusa. Sosteneva appunto di aver incontrato, cioè lui era un messia, praticamente lui aveva incontrato alle pendici dell'Etna due extraterrestri che gli si sono presentati come messaggeri divini, ma non come messaggeri divini legati a una qualunque altra divinità extraterrestre. No, 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 loro erano portatori di messaggi da parte di Gesù e la Maria Vergine, capito? Quindi... È incredibile! Qua si uniscono gli extraterrestri alla religione cattolica. Pam! Cioè io io qui ho detto proprio Ba! Insomma, però sembrava che l'interesse fosse più verso gli extraterrestri che verso Giuseppe Maria e Gesù bambino. Però eh, così, insomma, loro avevano questi loro questi loro Credo, un cocktail abbastanza sì, letale. Eh. Ah, divini, non divini, no, divini. <ride> Moro! ma <ride> cosa? No, perché sai, quest'anno il San Giovese viene su bene. Eh. <ride> Sono sceso dal cielo solo per dirti questo, un messaggero divino. Comunque. Se Dio ha creato l'universo un avrà pure creato anche gli alieni. Guarda, non fa una piega Argentano. Cioè, hai capito tutto, hai capito tutto. C'è lo stesso identico movimento, quindi alle marche ad Ascoli Piceno, dove due tizi dicevano di aver contattato gli alieni che sono la parola di Dio. Ok, allora, grazie Anime per la tua testimonianza, anzi, grazie fratellone, era fondamentale, ora sappiamo che davvero ci sono persone che comunque hanno questo credo extraterrestri che messaggeri di me. Va bene, ok, a posto. Bene, che cosa succede, però? Che a un certo punto Negrini, cioè quello che aveva l'associazione a Bologna, ha un diverbio con Siragusa di cui non conosciamo le motivazioni. Comunque nel 78 decide di staccarsi da Fratellanza Cosmica e fondano nuova organizzazione a Bologna. Quindi cambiano nome sostanzialmente si chiama Ordine Solare. Comunque anche Negrini, sappiate, quello di Bologna che, che contatta il nostro Marco Dimitri, sosteneva anche lui di avere dei contatti con delle entità extraterrestri sovrannaturali che gli davano appunto questi messaggi divini. Poi in seguito Negrini fondò anche la OTO, Fraternitas Hermetica Luciferiana, quindi secondo me poi dopo i suoi extraterrestri hanno fatto un po' il giro, hanno detto no ma sai che guarda alla fine forse è Satana, e quindi eh, insomma ha fatto un po' di bordello. Comunque Dimitri, quando lui uh, ap aprirà questa fond fonderà questa nuova fraternitas luciferiana, non, uh, non c'aveva più niente a che fare, non aveva più contatti con lui. Perché Dimitri frequenterà le attività di fratellanza cosmica per un paio d'anni poi quando ci sarà il diverbio c'è cioè il distaccamento dopo cominciano a fare mh, cose altre oltre agli extraterrestri lui perde un pochino di interesse comunque Dimitri frequenterà questo gruppo per due anni ma siccome era minorenne non poteva iscriversi ufficialmente ma partecipava ai convegni partecipava ad alcune cene alcune gite poi tanto me le immagino, le gite, vabbè Però era minorenne, quindi era tipo boh, il patatino di, di tutti, non so Fatto sta che ha avuto questo, diciamo, breve periodo durante l'adolescenza di breve periodo di extraterrestri. Io l'ho conosciuto e senza offendere era un po' tanto infoiato, ma senza offendere anche un po' cagassotto, però purtroppo era facilissimo vederlo un po' troppo sfatto in giro per il centro di Bologna, mi ricordo che era sempre sporco. Ecco, sì, l'era era un drughe lei era un drughè di quelli che si sentivano un po' i profeti in terra rispetto a una religione inventata da loro, puoi dargli, del, poi dargli del, 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 del come dire problematico psicologico, probabilmente sì, ma da qui a commettere dei reati che ti portano in carcere. Campaiavallo, e poi vedrete anche l'accanimento che c'è stato contro di lui, che io vi giuro non riesco a comprendere bene. Ciao Albe! Comunque, quando Dimitri ha 14 anni vive il suo primo vero e proprio trauma della vita, poi bisogna anche comprendere, no? Che persone che vanno in giro un po', un po too much, drughe, sporche, eccetera, ehm, non sempre. Eh... Cioè, bisogna, bisogna anche concentrarsi su che cosa gli è successo perché poi lui arrivi a conciarsi in determinati modi e a vivere in determinati modi. Ora, forse, ripercorrendo un po' il suo passato, ci rendiamo conto che ha avuto una, diciamo, adolescenza, giovinezza piena di traumi e abbandoni. Quindi, insomma, e non parliamo di un serial killer come al solito. Infatti, quando Dimitri ha 14 anni, sua madre... Si ammala gravemente e soffre moltissimo per cui lui, insomma, deve anche assistere alle sofferenze di sua madre, che però si spegne piuttosto in fretta. Lui in questo periodo, nel periodo in cui la madre è malata, quindi spesso è in ospedale, dovrà passare tantissimo tempo a casa di amici, a casa di parenti, insomma, fuori casa, proprio perché lui quasi era un impiccio per la sua famiglia. Poi cosa succede? Che lui ha questa gravissima perdita, perde la madre, ci sta ma... No, psicologo c'è, ciao assolutamente, magari l'avessero mandato da, ehm, da un psicologo, ma dopo poco il padre eh, si trova un'altra donna e si risposa. E questa decisione Dimitri la vive malissimo, anche perché è abbastanza normale, cioè si sente molto il, il bambino o comunque l'adolescente che vede il genitore morire e l'altro genitore che si rifà una vita in breve termine, insomma in, in breve tempo, fa sempre pensare che ah, allora per te non contava nulla, c'è una sorta di tradimento, c'è una sorta di... Abbandono, cioè, tipo tu ti fai accompagnare da quest'altra donna, ti dedica a quest'altra donna. Che poi vedremo anche una figlia, quindi un'altra famiglia. Mentre io rimango qui da solo come un ciu, perso la mamma, ma sto perdendo anche il papà. Ecco, comprensibile. Dimitri non era per niente contento del fatto che suo padre avesse trovato un'altra donna. Gli abbandoni sono terribili, creano crateri immensi dentro. Esatto, Elisa, esatto. Infatti sentite un attimo com'è andata questa storia col padre. Cioè, il padre a un certo punto deciderà di trasferirsi a casa della nuova moglie, perché chiaramente si erano sposati, quindi dovevano convivere. La nuova moglie però aveva una figlia adolescente e i loro appartamenti erano entrambi troppo piccoli per far vivere insieme i due adolescenti, cioè c'era solo una stanza per questa figlia. Quindi Dimitri non ha potuto seguire il padre a casa della nuova moglie perché c'era solo una stanza e non poteva certo dividerla con l'altra ragazza. Per cui cosa succede? Che il povero Dimitri, il povero Marco Dimitri, è costretto a rimanere solo soletto in età adolescenziale praticamente, Uh, nel suo appartamento a Bologna mentre il padre va a vivere con la nuova moglie e con la figlia di lei e diciamo che il padre se ne dimentica di Marco cioè nel senso Marco ha perso la mamma perché è morta e ha perso anche il babbo perché una volta che lui si è trasferito in casa nuova moglie tra di loro quasi smettono i rapporti però lo sostiene finanziariamente cioè il padre gli manda diciamo la, 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 la paghetta Ecco, lo sostiene finanziariamente ma eh, è completamente assente nella sua vita, cioè non, non sa cosa fa, non sa come va a scuola, non sa come sta, gli manda l'assegno e bella così. Ecco sì, disinteresse totale, un po' perché Dimitri non aveva preso bene il fatto che il padre si fosse risposato e quindi aveva messo su un, un atteggiamento abbastanza ostile nei suoi confronti e il padre non ha saputo certo gestire questa cosa, quindi si sono allontanati. E tra l'altro il papà morirà presto perché eh, adesso non so per che cosa, se un incidente o una malattia, ma il padre di Marco Dimitri morirà quando lui ha 20, 23 anni. Quindi a 14 ha perso la madre, a 23 ha perso il padre, che poi l'aveva già, diciamo, perso nel senso che non c'era questa presenza nella sua vita, per cui capite anche che eh, Marco Dimitri è una persona che si deve arrangiare da sola anche nella creazione di una sua identità. Nel momento in cui vivi questo vuoto, vivi questo abbandono e questa solitudine, tu per forza ti devi aggrappare a qualcosa. Che funga diciamo da colonna portante o da quello che è il vuoto che ti hanno lasciato l'assenza dei genitori quindi non ci stupisce almeno non mi stupisce che questo soggetto si sia aggrappato a un credo che viene da se stesso e che poi baserà tutto il suo pensiero tutta la sua filosofia di pensiero sull'importanza di se stessi nel mondo cioè contare solo su, su se stessi l'ego è al centro del mondo de-divinizzare eh, Dio, le religioni, le manipolazioni dall'esterno, le dottrine esterne e porre se stessi come al centro del mondo che è una filosofia che conosciamo bene poi lui l'ha messa dentro il satanismo, dopo vedremo però eh, vi faccio questo piccolo spoiler sul loro pensiero questo ci fa capire che effettivamente Bughe de Sims grande vale eh, questo ci fa capire che che lui aveva davvero bisogno di credere di potercela fare da solo, perché non aveva alternative. Comunque, eh, Dimitri, come vi dicevo, rimase nello stesso appartamento lì di Bologna dove ha vissuto con i suoi genitori, e questo si trovava al centro di Bologna, in un palazzo comunale in via Rivarino. Se conoscete Bologna, forse avete capito dove si trova. Quindi, tra l'altro, anche lì da solo dove gli è morta la mamma, dove viveva col padre che poi se n'è andato, cioè in questa grande casa, in questo appartamento dove eh, rimane lui lì da solo come un, un ciu. Comunque, per quanto riguarda il suo curriculum scolastico, diciamo che non è mai stato un brillante studente, ovvero Marco Dimitri dopo le medie si iscrive all'ITIS. Che non so se si chiama Itis dappertutto, però in Emilia Romagna sì, l'Istituto Tecnico Industriale Statale, forse sì, forse si chiama Itis in tutte le città. E poi, però, dopo un anno lo trova troppo impegnativo, troppo difficile e quindi passa all'ECAP. L'ECAP è una scuola privata, diciamo, di. Uh, apprendistato professionale, cioè nel senso dove impari direttamente a fare un lavoro, e lui si diploma nelle telecomunicazioni. Spero di non aver detto una cagata perché almeno l'ECAP veni mi veniva presentato così quando andavo al liceo io. Poi adesso non so, io abito in quella via, questa cosa mi terrorizza. Palma, non ti deve assolutamente terrorizzare, anche perché Dimitri, eh, ragazzi, è una persona tranquilla non ha fatto niente di incredibile, non ha, non ha violentato nessuno. Non ha. Non è un, il criminale quello non far credere, diciamo. Comunque, da adolescente il nostro Marco Dimitri aveva. Nei classici, le, classi le classiche passioni dell'adolescente, cioè amava i videogiochi, faceva Kung Fu, gli piaceva il metal, la 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 metal, ovviamente se ti piace il metal sei un figlio di satana, e lui era anche un attivo radioamatore, cioè seguiva molto la radio, però faceva anche una cosa super eh, carina e non scontata, lui faceva il volontario sull'ambulanza, sulle ambulanze, quindi tutto meno che un satanasso nel nostro, diciamo, nella nostra mentalità, perché poi eh, nostra, nella mentalità della, della eh, signora mia, perché si pensa sempre no, che eh, satanista uguale persona dedita al male. Ecco, lui non era una persona dedita al male, assolutamente, anzi. Comunque in questo periodo lui ha sempre, tra l'altro l'ha raccontato senza farsi problemi, in questo periodo lui comincia a prostituirsi con uomini più grandi, con uomini adulti, lui era ancora diciamo un giovane e, e si prostituiva con uomini adulti. Questo non lo faceva però per soldi, perché non aveva bisogno di soldi, perché il padre comunque glieli passava, lo faceva perché boh così aveva qualche soldo in più, ecco poi... Lo so, diventa anche un drugè, quindi ce le abbiamo tutte. A 18 anni Dimitri svolge il servizio militare obbligatorio, tra l'altro lo mandano di base a Udine presso la caserma Cavarzerani e lui aveva come compito principale quello di fare il tavolettista, che non era quello che stava lì a scrivere lettere minatorie su delle tavolette, con la grammatica sbagliata. Ma era quello che si occupava di calcolare la traiettoria dei proiettili. Ora io. Adesso qui faccio una figura di merda mega ignorante in balistica. Ma mi sono chiesta perché quello che calcola la traiettoria dei proiettili si chiama tavolettista. Cioè, voi l'avete capito? Comunque, dal 1984. Infatti, Dimitri lavorerà come addetto alla sicurezza, cioè come guardia giurata presso l'azienda Due Torri. Quindi gli hanno anche dato una pistola. Scusate, ma le guardie giurate di solito hanno la pistola, giusto? Ok, qui aveva una pistola, non ha sparato a nessuno, non l'ha usata male. E... Ed era un Satanasso, quindi <ride> tutto a posto, comunque sia. Durante gli anni, sia durante gli anni della scuola sia durante il servizio militare, Dimitri, come diceva qualcuno qua che l'aveva incontrato, l'aveva conosciuto, era davvero in palla con il paranormale, con l'occultismo, cioè hanno finta? Hai eh, eh, ah, finta? Pensavo fossero vere. Io ero convinta che fossero vere. Mettevi d'accordo, ragazzi. Solo che le guardie giurate avessero la pistola armata, cioè fossero armate. Siamo in un'altra ignoranza completando la nostra. No, no, Doris, voi siete, siete avanti. Comunque, come vi dicevo, il nostro Marco Dimitri era bello in fissa quel paranormale, gli argomenti esoterici, eh, gli alieni, Shatan e tutte cose, no? Ed effettivamente. Era un po' tanto in fissa, poi non so se era perché era anche Dougherty, quindi quando ti fissi su una cosa, poi ci metti anche l'ingrediente speciale del Dougherty, dopo diventa... Eeeh. però lui era davvero tanto in fissa. E nel 1982, lui fonderà questa associazione I Bambini di Satana. Ragazzi, nel 1982 Dimitri ha 19 anni. Cioè, io a 19 anni no, cioè non riuscivo a fondare neanche, non so, niente, non avrei fondato proprio niente, cioè... Aspetta, fatemi fare i calcoli bene. Lui è nato nel 63, nel 63, eh, 82, sì, 19 anni raga, 19 anni! Non aveva rubato. Nella giornata donato bilancia. E eh, infatti, sì. Però erano altri tempi. Quindi non so nell'86 se fossero armati oppure no. O forse no, forse sono gli stessi tempi. Arma Vabbè, comunque aveva una pistola a quanto pare. Eh. Guarda, giurate, sono armate. Forse qua su YouTube nei commenti sotto. Di solito quelli di YouTube sono fa fanno più i saputelli di voi. Quindi magari lo sanno. E lo scriveranno qua sotto. Comunque. Se aveva una pistola non l'ha usata. Ecco, questo già denota. che... Lui fonda cose io a 19 anni, piango sui libri, esatto. Esatto, capito? Cioè, si viene a pensare cosa facevo io a 19 anni, vabbè. Fatto sta che lui invece fonda questa associazione, ma non un'associazione a caso. I bambini di Satana Corporation. Adoro. Allora, io in tutto questo credo che Marco Dimitri, l'unico reato che ha compiuto in tutta la sua vita è il cringe. E sul cringe ne vedremo delle belle, ma non è illegale essere cringe, per cui... Quindi diciamo, lui fonda questa associazione che nasce come, e cito testualmente, un'associazione culturale di origine pagana che considera l'uomo e la donna come il centro pensante dell'universo e che può esprimere, attraverso rituali, una consapevolezza di sé che si armonizza con Dio. Vedete, no? Che c'è sempre lui che, comunque, mette il sé al centro, l'ego al centro del mondo, e secondo me può anche essere eh, ricercato appunto nel suo... doversi fare da solo anche quella che è la sua identità, come vi dicevo prima. Comunque sappiate che la società Bambini di Satana è stata legalmente registrata presso il Tribunale di Bologna come associazione culturale senza scopi di lucro. È antropocentrico, sì, esattamente, esattamente. Quindi era tutto regolare. Infatti aveva proprio un'organizzazione interna fatta bene, cioè non che a 19 anni fai il club dei satanici del muretto, no? No, no, proprio le cose fatte con organizzazione, poi un sacco di membri. Praticamente l'affiliazione era gratuita, però si richiedeva la quota per la tessera associativa. Che ovviamente scadeva annualmente dava accesso, serviva, insomma, per avere accesso ai rituali. Mi viene in mente più o meno come funzionava l'associazione della rivocazione storica. Cioè, io, per esempio, quando facevo rivocazione storica, pagavo la tessera associativa, che era tipo 35 euro all'anno, cioè niente. E andavo ad allenarmi tutte le settimane a tirare di spadate o a tirare di tiro con l'arco insieme agli altri dell'associazione. E insomma la tessera serviva per poter poi partecipare alle uscite e fare la, la revocazione. Tipo abbonamento di Twitch per annuale. Esatto, sì, esatto, esatto, il costo più o meno è quello. Fatto sta che eh, era tutto in regola, per, se avevi la tessera potevi accedere ai rituali. Che, di cui dopo parleremo nel dettaglio comunque il simbolo dell'organizzazione è questo che vedete qua ovvero la testa di capra dentro un pentacolo a cinque punte con, scritto in, in uh, caratteri gotici che se non lo sai ci metti tre ore a leggere però bambini di satana corporation bellissimo e dimitri si autodefinisce si autodefiniva la grande bestia 666 cioè, proprio scritto la grande bestia 666, lui era lui e lui praticamente aveva sempre espresso, tra l'altro pubblicamente, la sua ambizione di essere il punto di riferimento per il satanismo eh, in tutto il mondo. Quindi, lui era il satanasso numero uno, il messia numero uno. Dimitri, ovviamente, avendo fondato l'associazione, ne era anche il presidente. Ma sappiate che c'era un'organizzazione interna non da poco: cioè l'associazione era guidata, oltre che da Dimitri, da un consiglio. C'era il consiglio satanico, che era composto da cinque membri che avevano un mandato triennale. Quindi diciamo che i membri del consiglio erano un po' i bracci destri di Marco Dimitri, erano quelli che erano più vicini al capo e prendevano le decisioni. Gli affiliati, ovvero i membri più semplici, diciamo, abbiamo un'amicizia in comune tra i membri della vocazione davvero chiara. Che bello! Poi fammi scrivere su Instagram a chi conosci. Comunque, okay, gli affiliati, cioè i membri, formavano tutti dei gruppi monotematici, e ognuno di questi gruppi, appunto, si concentrava su un argomento di studio che era di interesse dei membri che ne facevano parte. Quindi, poteva essere argomento di studio, non so, le donne Satana, o. non so, sto tirando a caso, eh. O la pedofilia tra i preti, o determinate aree di interesse filosofico per il satanismo. Adesso non, non vorrei fare degli esempi sbagliati, comunque, aree di studio specifiche per ogni gruppetto. E questi gruppi, ovviamente, non è che si potevano autogestire, ma erano soggetti all'approvazione del Consiglio e ognuno di questi gruppi era guidato da un responsabile. Ora qua mi viene un po' in mente, sai, cioè, un sistema piramidale, insomma, abbastanza classico delle... era serissima sta cosa, assolutamente grosses, cioè era super cringe, ma pur essendo cringe, un'organizzazione interna mica da poco, cioè era una cosa fatta eh, veramente per il verso e ne facevano parte, diciamo, centinaia di persone, poi vedremo. Non tante centinaia, però un po' di centinaia, che poi non so cosa vuol dire, un po' di centinaia, non ho un numero preciso. Fatto sta che agli affiliati, cioè ai membri semplici, non era consentito utilizzare la definizione o il nome bambini di Satana al di fuori dell'associazione delle loro iniziative. Uh, io invece potevo portare il mantello medievale, il mio arco, anche fuori dalla rivocazione, grazie a Dio. Loro no, allora adesso so che molti di voi cominceranno a pensare: Ah, ma allora era una setta? Ecco, su questo punto io sono in grande punto interrogativo perché. Non c'era particolare mania per quanto riguarda la manipolazione mentale, non c'era il divieto di lasciare il gruppo, non c'erano problemi se volevi lasciare il gruppo, lo lasciavi, nessuno ti faceva pressa. Quindi diciamo che mancano e soprattutto non c'erano soldi, cioè tu non dovevi dare soldi a nessuno. Quindi diciamo che mancano un po' i principi fondanti della setta, però effettivamente a livello di organizzazione interna ricorda un po' il metodo settario aspettate che ho toccato qualcosa che forse non dovevo toccare <ride> ok tutto a posto Tut, tutto, tutto a posto <ride> era solo la, la presa di quello fatto sta che Veniamo un attimino alla a, 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 a burocrazia. Cioè, allora, i principi fondanti dell'organizzazione di cui parleremo dopo nello specifico, cioè la dottrina, il pensiero e la filosofia. Comunque di base includevano la democrazia e il rifiuto di qualunque tipo di razzismo, violenza o intoller intolleranza verso le minoranze. Quindi, di base. Uh, si professavano, insomma, un gruppo pacifico e lo era effettivamente, era un gruppo pacifico. Per iscriversi, dovevi avere almeno 18 anni, quindi, c'è cioè anche qui tutte le leggende sulle vergini, le covani, i bambini: insomma, devi avere 18 anni per partecipare ai rituali. E uh, per farlo, dovevi fornire ovviamente i tuoi dati personali, pagare la quota associativa. Che erano quei 30 euro via. E dovevi, però, anche firmare con il tuo sangue un giuramento di fedeltà a Satana. Vabbè, tanto per metterci quella cosa, quella cosina in più e dici: bello! Comunque, i nuovi adepti dovevano essere ovviamente approvati dal consiglio, che non è che posso entrare tutti così. Dopodiché, dopo che tu hai firmato col sangue il consiglio ti ha approvato, hai fatto il rituale di iniziazione, ognuno riceve un nuovo nome magico personale. E questo succedeva anche alla Goliardia, effettivamente. Eh, non so se qualcuno di voi è mai fatto parte della Goliardia, che è quella confraternita legata alle università, che si trova nelle città, diciamo, universitarie principali d'Italia. Sì, un po' un GDR, è chiaro, effettivamente sembra un po' un GDR. E quindi niente, gli danno il nuovo nome, che non vi so fare degli esempi comunque. Ti potevi disiscrivere quando volevi, firmando una richiesta formale, non c'erano grossi problemi a lasciare il gruppo. Comunque, mmm. Peraltro, se ti comportavi in maniera illecita o in contrasto con lo statuto dell'associazione, il consiglio poteva espellerti, come si può succedere a Hogwarts. Tra l'altro si poteva anche far parte. Il cappello di Martina, esatto. Si poteva anche far parte dell'associazione in modo non partecipativo: cioè praticamente tu potevi entrare entrarne a farne parte senza partecipare ai rituali o senza vedere, senza incontrare queste persone, ma eh, seguendoli online e facendo delle donazioni volontarie. Tra l'altro le persone che si avvicinavano a questa realtà erano piuttosto eterogenee, cioè i membri erano tipo appassionati di esoterismo, razionalisti, anticristiani, atei, agnostici e fan del heavy metal. Ovviamente! <ride> Perché è così? E niente, dai, come tutti i pensatori, no? Che io sono un filosofo così, io penso a questa filosofia, io credo nell'agnosticismo... A, a me piace, mi piacciono i credo all'affelso, capito? Bella così, bella così. Come, come vi dicevo, il numero degli iscritti non è semplice da stimare, non abbiamo un numero preciso. Ma tra i partecipanti non, non partecipanti erano poche centinaia. Poche centinaia, secondo me, sono tra i 2 e i 300 più o meno. Che comunque non è poco, eh, considerato che è stata una cosa messa su così da uno che. boh. Comunque, ecco, la fortuna di, eh, di questo gruppo è stato che subito agli inizi Marco Dimitri è stato protagonista di grande attenzione mediatica. Cioè, vi dico, per farvi un esempio, Marco Dimitri è andato a parlare dei bambini di Satana da Maurizio Costanzo, cioè al Maurizio Costanzo Show. E io ho cercato questo perché volevo vedere questa intervista con Maurizio Costanzo, ma non l'ho trovata su YouTube, forse si trova su Mediaset, ma non ve la posso comunque mostrare, quindi non ha senso, se era su YouTube potevo, ma se è su Mediaset no. Comunque lui ha sempre sottolineato che seguiva una versione, diciamo, culturale del satanismo, ovvero il cosiddetto satanismo filosofico, di cui dopo vi, vi parlo meglio della sua, del suo pensiero. Ma i media, nonostante lui lo sottolineasse più e più volte, lo avevano sempre presentato questo gruppo, ma anche Marco, come degli adoratori di un satana personale, un po' come dei. Satanisti visti da vostra nonna, ok? Il problema è che Marco Dimitri, pur di avere un po' di visibilità, perché era anche un pochino magari ehm, acerbo su questo, ha detto vabbè, tanto vado in televisione, no, vabbè, tanto vado in radio, chi se ne frega di come parlano di me, poi quando sono lì mi capiranno. E invece no, perché purtroppo veniva presentato non proprio come un personaggio positivo come lui invece avrebbe voluto. Peraltro fu anche invitato in un dibattito in Rai con niente po' di meno che il Monsignore Emanuele Milingo, che era un arcivescovo cattolico zambiano, cioè proveniente dallo Zambia, noto come guaritore ed esorcista. Perché dico era? Perché nel 2006 fu scomunicato dalla Chiesa. Questo qui un altro personaggio. Così apro una parentesi per farvi vedere un attimo. Anche insomma, eh, amavano far scontrare delle personalità eccentriche per poi, come dire, evidenziarne la strambità per essere buoni. Ecco. Le amavano il dissing, esatto, ma tutti amano il dissing ovviamente, poi più è. Cioè, qui c'è il cringe, la religione, persone che si girano intorno a credi religiosi, ma ne fanno dei credi personali completamente strani. E mettere su un ring uno contro l'altro effettivamente. Cioè, avrebbe potuto interessarmi, comunque. Fatto sta. Che, perché questo qua fu scomunicato nel 2006? Perché lui si era schierato contro le norme del codice del diritto canonico che impongono il celibato ai sacerdoti. Cioè lui, quello che diceva era, giustamente, poi penso anch'io, comunque, ma io se faccio il eh, prelato, cioè se sono un uomo del clero, perché non posso amare una donna? Perché non posso avere il pipo che funziona? Guarda. Secondo me, veramente risolveremo tantissimi problemi, soprattutto riguardo alle perversioni sessuali che poi sviluppano i preti, indubbiamente, non tutti, eh, però eh, come dire, mi sto infognando in un discorso un po' particolare, però quello che volevo dire è che la repressione l'abbiamo imparato tante volte che la, repress la repressione crea dei danni e che gli esseri umani sono fatti per dare sfogo alle loro pulsioni e il fatto che tu glielo impedisca può, potrebbe, scatenare delle perversioni o dell'aggressività, dell eh, è, è scientifico, eh? adesso non è che voglio giudicare il pensiero di... È, è scienza, accettatevelo. Comunque sia, lui lottava contro questa cosa e infatti a una certa sposò una donna coreana durante una cerimonia nuziale collettiva, io non so bene cosa sia una cerimonia nuziale Oh, spero che non sia quello che mi è venuto in mente, che credo sia venuto in mente anche voi, ma andiamo avanti. Fatto sta che lui si sposa e quindi dice, ciao, tu non fai più parte della chiesa, scomunicated. Comunque nel 2012 Dimitri cercò anche di fare una, come dire, di fare un po' di strada nella politica. E si candidò alle elezioni nazionali per un partito politico minuscolo, il cosiddetto Democrazia Atea. Ma non fu mai eletto, quindi anche lì è stato un buco nell'acqua. Ok, perfetto. Nessuno lo ha capito. Bene così. Allora, parliamo un pochino meglio della dottrina dei bambini di Satana, di quello che era la, il filone principale di pensiero, quello che portava avanti anche Marco Dimitri e quello che, eh, insomma, credevano tutti e professavano tutti quanti. Poi arriviamo ai rituali che sono interessanti. Allora, il satanismo di Dimitri, a detta sua, fu inizialmente influenzato dal pensatore satanista Aleister Ale, Ale... Crowley che conoscete sicuramente se avete sentito parlare di satanismo mentre ha sempre snobbato Anton LaBay perché dice ma Anna quello lì mi piace, mi piace Crowley, perfetto Comunque, il satanismo di Marco Dimitri trasmetteva in realtà un messaggio controculturale per l'epoca. Ovvero, proponevano l'autocoscienza individuale. Cioè, a grandi linee, quello che voleva dire lui col satanismo era. Io mi dichiaro satanista, perché vado in contrasto con la religione che altro non fa che manipolare le menti e impedire alle persone di realizzare il proprio volere, di seguire i propri desideri e di pensare con la propria testa. Ragionamento più che sacrosanto e assolutamente rispettabile, quindi, quello che lui sosteneva era che gli uomini e le donne dovevano essere consapevoli di se stessi e staccarsi dalle divinità esterne, ovvero tu sei padrone del tuo stesso destino non c'è nessuno lassù che ti giudica non c'è nessuno lassù che ti manderà all'inferno al paradiso a seconda delle tue azioni non devi credere o seguire i dettami esterni sii buono ma ragiona con la tua testa sacro santo vi leggo le stesse parole di marco dimitri ci saranno delle citazioni qui così riusciamo anche a capire meglio quello che era il suo pensiero e anche come comunicava, perché è un personaggio notevole. Un famoso occultista del passato, Aleister Crowley, ha scandalizzato il mondo politicamente corretto con la sua affermazione Fai ciò che vuoi. Questa affermazione è un fondamento della filosofia satanista e il suo significato è molto profondo. Questa frase, che è tanto scandalizza Scandalizza i moralisti e le menti noiose non significa fare quello che ti passa per la testa in modo frenetico e caotico e sotto stress trasgressivo ma eseguire ciò che è la tua volontà. Il significato di questa frase è la vera legge della magia. Trasforma la realtà in base alla tua volontà. Ogni persona intelligente ha il diritto di essere ciò che è, di coltivare i propri impulsi, invece che reprimerli, il diritto di condurli verso un obiettivo che si è scelti. Pertanto, la persona ha il dovere verso se stessa, per istinto, di realizzare ciò che realmente vuole. Ognuno può vivere la propria esistenza solo secondo la propria natura e solo chi vive pienamente la propria essenza è felice. In questo, non so se leggete tra le righe, c'era anche una grande. Um, attenzione verso i diritti civili e i diritti insomma della comunità LGBTQ che vi ricordo negli anni '80 non era così um, tenuta in considerazione o uh, rispettata come dovremmo fare oggi. Eh, diciamo che lo facciamo molto di più. Negli anni '80, essere omosessuali era un problema. Soprattutto per le persone religiose. E quindi quel discorso che lui sta facendo adesso, per quanto a noi oggigiorno sembri se vabbè poi eh, le donne non si stuprano, cioè non era scontato, non lo era per niente. Quindi prendetelo anche a livello di contestualizzato, insomma, nel, nel periodo storico. Dimitri, per quanto si dicesse eh, satanista. Era comunque scettico su tutto quel mondo dell'aldilà, cioè gli spiriti, la possessione, l'aldilà, il paradiso, l'inferno, tutte cose a cui lui non credeva. Però non so se continuasse a credere agli extraterrestri, questo devo, devo chiederlo dopo a bigliardi. Comunque, lui... Ecco perché ce l'ha così tanto con la Chiesa e qua troviamo il trauma infantile. L'allero, indovinate un po' che cosa gli è successo a 14 anni? Perché poi dopo viene anche fuori, no? L'ossessione della lotta contro la Chiesa. Bravissimi, ci avete preso. In un attimo, in un attimo, in un attimo. Bravissimi. Cioè lui a 14 anni. Si fa esorcizzare, immagino che la famiglia avesse richiesto un esorcismo, forse perché già lui era interessato a Satana e quindi i genitori hanno detto ah, oh, dobbiamo farlo esorcizzare, forse, eh, non lo so. Fatto sta che lui viene esorcizzato, ma non solo il demonio non lascia il suo corpo, ma eh, il prete lo molesta. Quindi questo esorcismo consisteva in una molestia sessuale. Quindi ora si cioè con questa informazione capirete anche tante cose. Comunque lui diceva "No, io non credo nelle cose soprannaturali, però comunque ho assistito a cose strane che non so come classificare, come per esempio la levitazione degli oggetti, i colpi sui muri. Comunque io volevo dire che ogni tanto i termosifoni, no, quando poi cioè, tubi, ogni tanto fanno delle botte i tubi dei termosifoni, quelli dentro i muri comunque. Ok. Eh, sui tavoli delle sedute spiritiche c'era cioè qualcuno che dava dei colpi e anche sui corpi umani. Quindi, cioè, vedete, boh, della gente invisibile che dà dei pugni alle persone in presenza di Dimitri. Oh, ok. Fantasmi violenti lui tra l'altro dice anche di aver registrato delle voci attraverso degli esperimenti di psicofonia io non so cosa siano gli esperimenti di psicofonia però eh, ok vabbè l'era cioè, un drughe ragazza cosa devo dire se, se tu assumi delle cose poi è normale che ne vedi anche per cui ok però lui non credeva fossero robe sovrannaturali forse aveva capito che era la droga fatto sta e lui ha sempre precisato che queste esperienze erano solo il risultato di esperimenti, e cito testualmente, non proprio una dimostrazione dell'esistenza degli spiriti, perché come è noto il nostro cervello ha delle potenzialità sorprendenti. Quindi io poi ho, mi chiedo anche perché faceva le sedute spiritiche se non credeva negli spiriti ma solo al proprio cervello ci sono delle contraddizioni incredibili ma lui comunque rimane un bonaccione cioè ripeto, lo possiamo anche mm, possiamo prendere in giro un po' quello che è il suo pensiero perché è abbastanza assurdo però, ripeto, era una brava persona Dimitri era anche scettico riguardo le possessioni demoniache cioè non era uno di quelli satanisti che poi credono che Satana ti possieda anche perché faceva un semplice ragionamento diceva, ma... Se Satana possedesse la gente, no? Perché allora Satana non possiede un capo di Stato, fa scoppiare una guerra mondiale e fa esplodere tutti con la guerra nucleare? Sarebbe un gioco da ragazzi. Ora so cosa state pensando. No, raga, Putin non è posseduto da Satana, è lui che è fatto così. Non, non è Satana, raga, non, non, è, non è Satana. Tra l'altro, un'altra delle cose che sicuramente stava un po' sul cazzo ai perbenisti. Uno dei, dei punti era appunto che i bambini di Satana esaltavano il vizio. Quindi, appunto, noi abbiamo prima sentito: fate quello che volete, fate ciò che vi piace fare, quello che vi fa stare bene quindi anche il vizio. Eh, esaltavano l'arte, la ricchezza e anche la scienza era considerata molto importante: un ingrediente molto importante perché era elogiata come uno dei principali nemici della religione, cioè laddove c'è scienza, la religione poi soccombe. Tra l'altro, lui aveva anche messo su il sito web dei bambini di Satana, che era consultabile da tutti. E i visitatori del sito dei bambini di Satana venivano accolti con questo messaggio. Loro si presentavano così. Gruppo razionalista, non basato su un credo. Sottolineiamo che non crediamo negli spiriti, in Dio o nel diavolo, usiamo solo Satana come sinonimo di opposizione. Da tempo immemorabile tale opposizione emancipatrice si esercita attraverso la scienza, l'unico strumento in grado di lacerare l'oscurantismo, qualunque sia la sua origine. La luce che illumina l'oscurità è la razionalità, le nostre attività, due punti, promozione della scienza come strumento di emancipazione, monitoraggio abusi religiosi e o oh, pseudoscientifici. Cioè nel sito trov trovavi eh, tutta la, diciamo, tutte delle teorie, diciamo, scientifiche. Che andavano a smontare le, le credenze, le fake news, le mh, superstizioni legate alla religione. La persona è più che lo degli in Satana. C'erano delle contraddizioni interne e su questo non ci piove. Comunque. Gli obiettivi di questa associazione erano apertamente dichiarati, come avete visto, si presentavano a luce del sole, cioè non erano degli adoratori del capro del male, capito? Non è che promuovevano il male, ma semplicemente si opponevano alla religione. E tra gli obiettivi, che erano quasi tutti basati sulla consapevolezza, c'era appunto la promozione della scienza ufficiale come strumento di evoluzione dell'uomo e il fatto che l'uomo sia in grado di evolvere attraverso la consapevolezza e la lotta ovviamente all'ignoranza religiosa e alla superstizione. Poi loro promuovevano la laicità dello Stato, dei diritti umani fondamentali, soprattutto per le minoranze e per la comunità LGBTQ. Scusate, ma sembra di problemi a dirla. E poi facevano un'azione incredibile di monitoraggio dei preti pedofili, cioè loro tenevano un database di tutti i preti pedofili italiani con i nomi e i cognomi dei sacerdoti coinvolti in tutti i vari casi di abuso. Tra l'altro, ne avevano anche uno internazionale che seguivano attraverso eh, la collaborazione ovviamente di altri enti eh, internazionali quindi questa sì che è una cosa buona effettivamente questa sì c'è un po come fanno in America che schedano quindi tu se sei in un quartiere puoi vedere tutti i molestatori sessuali che vivono vicino a te lui lo faceva coi preti effettivamente non ha fatto nessuna questa cosa questa storia è sempre più stupefacente infatti infatti mi ha colpito tantissimo è super interessante poi loro seguivano e promuovevano anche delle procedure di disbattesimo legate anche alla promozione dei diritti dei bambini, cioè praticamente il fatto che tu neonato senza la possibilità di poter scegliere vieni battezzato a una religione era considerata un'ingiustizia e un abuso sul minore ed effettivamente mi vedo abbastanza d'accordo, cioè nel senso tu ti ritrovi consacrato a una religione quando non puoi opporti a questa. Quindi loro che cosa facevano? Davano la possibilità e eh, seguivano anche a livello legale in maniera totalmente gratuita chi voleva ehm, disbattezzarsi. Cioè praticamente loro ti, ti, tutte le, ti seguivano per tutte le pratiche burocratiche e legali quindi ti aiutavano a compilare il modulo, a mandarlo alla parrocchia per chiedere il disbattesimo. E quindi puoi essere una persona libera. Cioè è un po' come... Mm, è una cosa qui, sinceramente, non mi ero mai soffermata più di tanto a pensare. Perché dice, vabbè, oh, tanto fanno tutti, cioè da per scontato, poi alla fine se tu vuoi praticare o non praticare è uguale. Però effettivamente ripensandoci... Mm, fai una volta ho intervistato tre diversi satanisti per sapere di loro. Ok, ma allora c'è anche c'è anche il cosiddetto satanismo acido, che è il satanismo quello cattivo, dove si adora proprio, diciamo, il male, si fanno delle cose brutte con sacrifici di sangue, eccetera. Ma tante volte si riuniscono tutte le filosofie sataniste all'interno del satanismo acido, che è poi, da quello che ho capito, una corrente molto minoritaria rispetto a, ad altri tipi di satanismo. Esatto, adesso essere una tua scelta e non un'imposizione, sono d'accordo argentano, sono totalmente d'accordo. Anche perché la scelta di un credo e di una religione, secondo me, è una cosa molto personale, molto intima. E ci vuole anche un certo livello di, di consapevolezza emotiva interna, eh, e di consapevolezza di chi siamo. Come fai quando sei un neonato? È assurdo. Comunque, veniamo alla parte croccantina. I rituali, perché ovviamente questa... Associazione eh, che qui comincia a rivestire un po' più forse l'aspetto di una setta quando ci sono dei rituali di solito comincia a pensare un po' mh, prevedeva dei rituali infatti per entrare a far parte del gruppo bisognava partecipare a un rito di iniziazione. Allora, praticamente Dimitri si faceva un taglio, faceva uscire proprio sangue da questo taglio e disegnava 666 6, 6 in, alla... in fronte al novizio, mentre il novizio stava completamente nudo davanti alla, conger... grazie... alla congregazione e recitava le seguenti parole. Giuro fedeltà all'opera dei figli di Satana e a Satana stesso, cioè a me stesso. Quindi si davano dei Satana da soli, eretto nella mia natura, nel mio ego divino. Giuro lealtà nelle mie azioni dopo la mia iniziazione, sigillando la mia firma con una goccia di sangue. Mi proclamo Satana! Comunque. La congregazione, tra l'altro, offriva una vasta gamma di tipi di rituali diversi. C'erano, per esempio, le cerimonie nuziali e loro celebravano le nozze anche per coppie omosessuali e anche per coppie di parenti, quindi se volevate sposare vostra cugina o vostro fratello, coi bambini di satana potevi. Come vi dicevo, anche il disbattesimo faceva parte del rituale, cioè non facevi solo le carte da mandare alla tua parrocchia, ma facevi anche il rituale da loro del disbattesimo. C'erano i divorzi, c'era la dannazione e possessione. Ora io non so cosa siano, cosa provano adesso i rituali di dannazione i rituali di possessione, però poco fa Dimitri ci diceva che non credeva nella possessione. Io, vede si contraddice comunque. I rituali solitamente si svolgevano a Bologna, in un tempio. Allora uno dice, ma non c'avevano il tempio dedicato, come i mormoni, ma vada... Vale... No, in realtà il tempio era una stanza nell'appartamento di Dimitri. E però nella stanza c'erano delle cose che creavano il tempio. C'era un altare... C'erano le effigi del diavolo, c'era una bacchetta magica. Ok, c'era una campana, una spada, un calice, pentacoli e vestiti con cappucci. Ok, ok, quindi era un tempio a posto. E la definizione di rituale secondo le parole stesse di dimitri era ciò adesso vi leggo la definizione di rituale cosa serve il rituale comunque un rituale è un insieme di azioni che da un punto di vista della volontà portano all'obiettivo che si vuole in ogni momento della nostra vita compiamo dei rituali per arrivare al punto b partendo dal punto a dobbiamo seguire un certo percorso e solo quello, perché percorsi alternativi sconvolgerebbero la nostra volontà: troveremmo noi stessi al punto C o al punto D. E eh, ciao, poi dopo se vai al punto D, che ti ritrova più. Pertanto ci sono azioni specifiche che intraprendiamo per passare da A a B e solo quelle azioni specifiche. L'insieme delle azioni intraprese si chiama rituale. Quindi avete capito, quando vi alzate dal divano per andare al cesso, cioè il divano punto a, cesso punto B, state compiendo un rituale. E se passate davanti al tavolo, che è quello che volete fare, è il rituale. Se passate invece dietro il tavolo, è un casino. Perché se non è quello che volete fare, dopo è un casino, capito? E dopo magari vi ritrovate in salotto, di nuovo. Perché è impossibile tornare al punto B se fai un rituale diverso, capito? Dopo ti porti al punto C o al punto, punto D. Comunque. Sul piano energetico, le cose non sono diverse, dice Dimitri. Per ottenere una cosa specifica è necessario l'aiuto di un demone specifico. Il demone viene evocato con il rituale più appropriato. Una domanda, ma non era quello che non credeva nell'entità? Vabbè, andiamo avanti. Cioè, un insieme di parole e azioni che evocano l'energia che si desidera. Ah, era un demone fatto di parole. Una volta ottenuta la presenza energetica, una volta sintonizzati con essa, useremo la volontà come strumento per raggiungere il nostro obiettivo. Questo è un rituale: non ci sono cadaveri orribili, né ossa umane, né sacrifici. Tutto questo si basa su una volontà di ferro. Hai ragione, Demetri: ci vorrebbe un po' più di forza di volontà nella vita. Demon Souls. Uh, Stavo diventando un cane che si mordeva la coda, sì, infatti, però cioè, non stava facendo niente di male. Comunque, giocavano con i Pokémon, eh, più, più o meno, evocavano degli Hunter. Però, che sia satanismo, islamismo, c'è sempre lavaggio del cervello, non, uh, eh, eh, non sono matta perché non rinnego l'esistenza di un essere superiore, ma le religioni, le religioni imposte, anche no. Sì, infatti, è come dire. Um, io sono qui per lottare alle, alle dottrine, alle ortodossie, a quelli che ti dicono cosa devi pensare, come lo devi pensare, dicendoti come lo devi pensare, cosa. cioè, dicendoti come essere libero. Cioè, tu devi essere libero, ma come te lo dico io. Quindi, sì, poi sei libero di andartene quando vuoi, e questa è una gran bella cosa. Però effettivamente mi sento di essere d'accordo con te. Mi chiedo se quando diceva tutto questo era droghe, quante volte stare riuscito a finire questo discorso, mm, non lo so dire, però aveva un consiglio, quindi forse qualcuno lo aiutava anche a buttare giù i pensieri, non, non lo so. Allora, adesso veniamo alla parte croccante della parte croccante, cioè quella, quei punti che sono più sbruciacchiati. Il sesso, il sesso effettivamente. Ha fatto parte dei rituali, cioè era un elemento che era presente nei rituali, soprattutto nel primo periodo dei bambini di Satana. E, come dire, più che nei rituali pratici, nel senso che non è che lo facevano sempre, ogni tanto scattava l'orgetta, però non era un ingrediente base dei rituali. Era così, c'è cioè, uno nudo che ha 666 sul scritto col sangue sulla fronte. Fa carne dai molà, nel senso, poteva succedere un po' alla romagnolità, cioè siamo cioè un po' sportivi noi. Fatto sta che in realtà, più che nella pratica, la sessualità era presente nella loro lingua, cioè nel, sulla carta, nel, nel, nello scrivere. Perché, per esempio, metà del Vangelo Infernale, scritto dallo stesso Dimitri. Era una sorta di manuale con descrizioni di rapporti sessuali di ogni genere e aveva. di ogni genere, tipo e fantasia. E aveva un taglio, come dire, molto pop porno. E, sì, sì, noi romagnoni trombiamo sempre durante i rituali, tutti. <ride> Sto scherzando ovviamente, ti prendo in giro. Comunque, come dire, eh, lui c'aveva queste fantasie e le scriveva uno dei suoi collaboratori, ha, ha sempre raccontato che, diciamo che era più scritto che fatto, ecco, questa cosa del sesso incredibile, però ogni tanto una pisellata o due ci scappava. Fatto sta che... Dimitri ha anche spiegato che ogni tanto hanno fatto degli esperimenti di tantrismo, ovvero la magia rossa di Crowley. Però, ci tiene a specificare, non erano tonnellate di sesso. Anche perché Dimitri, d'altro, fate venire da ridere quando ho letto questa citazione, perché Dimitri ha capito che il sesso si soppesa a chilogrammi, adoro. Comunque, per dirvi che comunque a questi rituali non partecipavano più di cinque persone alla volta, quindi non vi immaginate gli orgioni incredibili così, cioè tra amici, insomma. Vabbè, comunque, a parte ciò, a partire dalla fine degli anni Ottanta Dimitri e alcuni dei suoi collaboratori hanno ricevuto una serie di denunce di ogni genere, per lo più basate sugli abusi sessuali, anche se poi alla fine della fiera questi abusi non c'erano. Ma, come dire, erano delle accuse che facevano parte di quel filone di pensiero che è partito tra gli anni 80 e gli anni 90 e eh, che si è sempre definito satanic panic, appunto quello di cui abbiamo parlato tante volte. Circolava in Europa, ma anche negli Stati Uniti e il punto il fulcro del satanic panic erano appunto questi o sacrifici umani, quindi omicidi, oppure violenze sessuali, abusi sui minori e queste robe qua, no? Ovviamente eh, come vi ho ripetuto più volte eh, in... In questo caso, associazione ai bambini di Satana, non succedeva niente di tutto ciò, erano tutti consenzienti, erano tutti maggiorenni e non succedeva niente di abusante nei confronti di nessuno. Ma sì, raga, era un po' cringe lui, era cringe, ma non era cattivo. E però gli succedono veramente tante, tante, tante sfighe. Avete presente quando parliamo di accanimento, cioè una persona che. A tutti i costi deve essere distrutta, cioè la gente vuole che quella persona venga distrutta e lo fa con l'aiuto della legge. E questa è una cosa terribile, è veramente terribile. Se sì, Sarebbe stato un ottimo streamer. Oddio, scusate per la botta, ma è caduta la sigaretta. Ehm, Accanimento mediatico, anche ovviamente, ma l'accanimento mediatico ha seguito. L'accanimento di determinate persone moraliste che volevano assolutamente far fuori questo gruppo e questa figura. Sì, forse hai ragione Poseidon. Comunque, l'incubo inizia nel 1989 quando un carabiniere si infiltra nel gruppo, dice che vuole entrare a fare il novizio, eh, partecipa ai rituali, insomma, fa parte del gruppo. E ma l'aveva fatta apposta perché voleva andare lì a, a rimestare. Alla fine decise bene di denunciare che ogni venerdì sera Dimitri celebrava riti orgiastici che prevedevano l'abuso sessuale di donne vergini o di ragazzine più che altro vergini. Insomma, gli investigatori aprono il fascicolo, cominciano a verificare insomma queste affermazioni, questa denuncia del carabiniere. Ma fatto sta che la prima cosa che scoprono è che il venerdì sera Dimitri ha il turno a lavorare e ce va. Quindi non era possibile che lui organizzasse il venerdì sera dei ritiro giottici, siccome era proprio dall'altra parte sempre. Quindi carabiniere, forse te la inventare un po' meglio. Non essendo chiaramente state presentate ulteriori prove a sostegno oltre alle parole di questo carabiniere, il caso viene archiviato. Però intanto lui si prende la petta. E eh beh, passano tre anni, nel 92 di nuovo ce l'hanno con lui. Eh, questa volta il problemone, sempre a causa dello stesso carabiniere, si manifesta a Savignano sul Rubicone, provincia di Rimini. Sempre a seguito delle parole di questo carabiniere, viene fatta un'incursione durante uno dei rituali una delle cerimonie di questo, del, dei bambini di Satana sulla base chiaramente del sospetto questa volta è diverso non c'è abuso sessuale su minorenni sulle minorenni ma stavolta è eh, promozione della prostituzione sempre denunciato da questo carabiniere quindi i membri vengono tutti quanti perquisiti, irruzione, sbababam che lo sapete che è sempre traumatico e, eh, tra l'altro, secondo ovviamente le affermazioni di Dimitri, il carabiniere durante questa irruzione gli avrebbe anche dato uno schiaffo in faccia. Proprio a modo di fai schifo, no? Gli affiliati, i membri, ovvero sono stati tutti tenuti in custodia una notte alla stazione dei carabinieri, ovviamente terrorizzati ma l'indagine non porta assolutamente a nulla, perché non trovano nessuna prova di sfruttamento della prostituzione, non trovano niente che possa sostenere le parole del carabiniere, quindi anche stavolta Dupac è sulla spalla andatevi pure a casa tutto archiviato. Però le voci girano, i giornali scrivono e le accuse, anche se sono basate su niente, poi macchiano e cominciano a pesare sull'anima sì, erano pericolosi come i conigli d'angora, ma veramente, cioè si facevano le pipette da soli, a livello mentale ovviamente, eh, perché credevano alle loro cose e invocavano i satana random così, ma non, non facevano del male a nessuno. Ma sto Carabinieri non aveva niente di meglio da fare, guarda io non so se volesse far carriera col satanic panic perché andava di moda in quel momento, aveva trovato eh, il capo espiatorio giusto, il personaggio giusto da incastrare, l'associazione giusta da incastrare, quindi eh, io sono quello che ha sventato eh, i satanassi a Bologna. Secondo me era un po' così il suo pensiero, l'ha presa come un'opportunità di carriera. La, il, il problema è che però nel momento in cui c'è un carabiniere che per, non una volta, ma due volte denuncia qualcosa di inconsistente, io qui non vedo nessuna eh, ripercussione sulla sua carriera, sul suo lavoro, non vedo calunnia, non vedo niente. E questo mi sta sul culo. Cioè il fatto che un carabiniere che non segue la legge ma la sfrutta e fa un abuso di potere per. Rovinare un'altra persona o per farsi carriera non venga assolutamente ripreso. Questo mi dà molta noia. Sì, si era fissato che fare il, il giustiziere, ma secondo me voleva fare anche carriera. Comunque, finalmente a gennaio del 96 ce la fanno. A gennaio del 96 ce la fanno. Riescono a far arrestare il nostro povero diavolo Dimitri. E anche il vicepresidente dell'associazione per Giorgio Bonora e con loro un altro membro, il regista Gennaro Luongo e furono tutti quanti incarcerati. Loro erano accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che lei stessa aveva testimoniato di aver ricevuto questa violenza sessuale. Questa ragazza in realtà aveva una relazione con Luongo, uno dei tre che è stato appunto arrestato, era iscritta ai bambini di Satana, ma non aveva mai partecipato a nessun rituale. Pensate che Marco Dimitri non ne poteva talmente più di queste continue accuse basate sul niente e stavolta queste accuse, siccome c'era la super testimone vittima, bugiarda, ma super testimone vittima, Dimitri si vede incarcerato e lui dice: Io non ne posso più perché tanto cioè, è una dopo l'altra, devono incastrarmi a tutti i costi alla fine ce l'hanno fatta. Quindi il povero Dimitri tenterà il suicidio in carcere, fortunatamente non gli riesce. Poi vedremo anche una sua intervista dove racconta di come il suicidio in carcere sia la quotidianità. È una cosa veramente tristissima. Te lo ricordi a Maurizio Costanzo, davvero? Oh, eh sì, ma solitamente sono personaggini un po' così insicuri. Insomma, questa ragazza dichiarava addirittura di aver ricevuto assistenza medica al pronto soccorso dopo gli abusi sessuali, ma guarda caso quando gli investigatori vanno a fare una ricerca per verificare questa sua testimonianza non viene mai trovata nessuna relazione, nessun certificato del pronto soccorso. Tra l'altro cercheranno anche sotto altri nomi perché pensano, boh, magari la ragazza per vergogna non ha lasciato il suo nome e ne ha dato un altro. Ma in quei giorni a quel pronto soccorso non è arrivato nessun caso di stupro. Quindi puff, tra l'altro scopriranno anche che una delle altre persone che la ragazza stava accusando in quei giorni si trovava in Thailandia. Guarda, ma soprattutto questo qui, Ehi, era in Thailandia, raga, cioè, zia, preparatele meglio le stronzate, no? insomma, essendo le affermazioni della ragazza inconsistenti e contraddittorie il, il caso viene nuovamente archiviato e Dimitri viene rilasciato dal carcere certo, ma come voi sapete i tempi della giustizia sono in memori ed erano passati 13 mesi nel frattempo quindi il povero Dimitri è stato in carcere per 13 mesi da innocente sulle basi delle, sulla base della parola di una bugiarda quindi mi è proprio da pensare, è sempre il solito arterio, sembra la, la, la solita storia anche con Marco Quaglia, mi ha fatto venire sull'arterio. Cioè, qui c'è della gente che si fa anni di galera perché arriva così uno stronzo, una stronza a dichiarare il falso. Bello il sistema della giustizia italiana, bello. Comunque, quando lui tornerà a casa, tra l'altro... Poverino eh, aveva anche un gatto. Questo gatto, quando è stato arrestato, lo hanno subito portato al gattile. Eh, poi è andata al gattile a prenderlo una sua amica, di cui se ne è presa cura lei. E quando lui è stato mh, mh, scarcerato e tornato a casa, ha trovato il gatto a casa. Ma siccome quando è entrato il suo appartamento lo ha trovato rivoltato dalla testa ai piedi perché avevano fatto un raid mentre lui era. In carcere E gli hanno rovesciato completamente la casa Ha trovato il suo gatto Chiuso dentro un armadio Che quando lo ha aperto Che l'ha trovato Gli ha soffiato Perché l'ha terrorizzato Cioè ma eh, ci sono rimasta veramente male Comunque Lui finalmente torna a casa Innocente Assolto da ogni accusa e nel 96 la, la stessa ragazza rinnova di nuovo le stesse accuse. Questa volta però con il sostegno del gruppo di ricerca e informazione sulle sette e con un altro super testimone chiave. Si procura, pensate bene, un bambino di due anni e mezzo come altro testimone a sostegno di quello che lei stava portando avanti. Che chiaramente un bimbo di due anni e mezzo. La testimonianza chiaramente era frammentata ed era fortemente filtrata attraverso i suoi parenti e i racconti degli investigatori e i racconti anche di questa ragazza. Cioè questo bambino a un certo punto dimostra un'anomala irrequietezza che forse negli anni 90 lì ancora non avevano eh, diagnosticato determinati... Ehm... Disturbi dello sviluppo, però, un bambino con un'anomala irrequietezza oggi lo possiamo considerare insomma, iperattivo a DHD, possono esserci tante, tante problematiche, non legate per forza a un trauma. Comunque, questo bambino lo mandano da uno psicoterapeuta, non so cosa dica lo psicoterapeuta, ma la famiglia non era soddisfatta dello psicoterapeuta, quindi decidono di mandarlo da un esorcista. Perché prima va dal psicoterapeuta, poi dall'esorcista, che sicuramente conta meglio. L'esorcista studia questo bambino e interpreta il suo comportamento come il risultato di un abuso satanico. Quindi cosa succede? Che l'esorcista si mise in contatto con un frate domenicano che guarda caso era lo stesso frate domenicano che assisteva spiritualmente la ragazza denunciante. E qui si uniscono la ragazza e il bambino. E quindi viene fuori tutta questa storia che il bambino, con la complicità della babysitter, era stato portato ai rituali satanici e abusato sessualmente dai bambini di Satana. Tra l'altro, questa ragazza super testimone raccontava anche che durante i riti. Veniva utilizzato un dipinto che veniva spostato da un luogo all'altro. Bene, chiaramente, la difesa di eh, Dimitri e dei suoi collaboratori smonta ogni accusa perché qui ci sono delle cose che non hanno senso pensiamo che questa ragazza diceva appunto che loro portavano questo quadro da un punto all'altro per fare i rituali ma prendono le misure del quadro prendono le misure delle, delle macchine di Dimitri e degli altri imputati e guarda caso il quadro era troppo grande per entrare nelle loro macchine quindi già qui non ci siamo poi lei dice che sentite bene che cosa estremamente macabra lei dice che eh, durante questi rituali satanici i bambini di satana utilizzavano i cadaveri di una donna chiamata margherita cosiddetta margherita ma tuttavia questa margherita oltre a insomma <ride> trasportare un cadavere non è che è proprio così semplice ed era anche troppo grande per la macchina, io non so se questi qui andavano in giro con la micro, comunque, no con la micro, con la smart, però non c'entrava un cadavere assolutamente nelle loro macchine e tra l'altro bisogna anche pensare che il cadavere ad agosto a Bologna avrebbe mandato emanato un odore veramente terrificante. E poi questa margherita, questo cadavere mancante non si trova da nessuna parte, non, non c'è nessuna margherita, eccetera. Sì, cosa stai sentendo? Guarda, mi dispiace se, anche se è ora di cena, perdonatemi. Quindi il PM alla fine, cioè l'accusa alla fine ha dovuto accettare che probabilmente questa margherita doveva essere un manichino. E probabilmente era un manichino, o forse non esisteva nemmeno questa presenza. A questo punto l'accusa dice Oh oh oh, e allora che cosa vogliamo dire rispetto ai sacrifici umani? Vengono uccise le persone sacrificate a Satana. Ma anche qui non è mai stato trovato nessun cadavere, non sono sparite persone. Quindi i sacrifici umani, de che? Allora il PM dice Per forza non sono stati trovati i cadaveri, perché Dimitri li bruciava nel suo forno! allora vanno a casa di Dimitri, l'investigatore, per esaminare il suo forno e il forno di Dimitri era, una, era un rosso cioè nel senso che non era neanche abbastanza grande innanzitutto per um, chiaramente prendere dei, dei corpi umani e poi non era neanche abbastanza potente per bruciare un corpo umano quindi vado a fare il popcorn che mi è venuta voglia anche a me parlare di queste cose io arrivo nel momento in cui le onde con le mani dice: Immaginatevi un cadavere, io penso a un cadavere ondulato. <ride> no, dai, Anna! Ciao Amora! Che bello vederti! Comunque, era piccolo il forno: sì, il forno era piccolo ed era anche sfighé, quindi, eh, sfighé, nuova parola! <ride> è come drughe, però è, è sfighé. Allora, questo in Florida fa talmente caldo che dopo un temporale vedi l'acqua che evapora, non vedo l'ora. L'importante <ride> è che non li bruci nel tuo caminetto. Oppure nel barbecue del vostro Airbnb, ma ne parliamo dopo. Oh, Ann. Ok. Andiamo avanti. Comunque. Per spiegare tra l'altro la motivazione, perché c'è anche una domanda da farsi, sì ok, ma tutti questi ehm, satanisti perché dovrebbero abusare i bambini? Cioè che senso avrebbe? E il PM a quel punto fa ricorso a una sorta di spiegazione teologica, culturale, dice è perché fare del male a un bambino innocente equivale a nuocere a Dio. Dimitri allora prende la parola e dice che questa accusa non ha assolutamente senso poiché lui non credeva né in Dio né nel diavolo e poiché i bambini non si qualificavano nemmeno come cattolici ma tecnicamente nascevano come figli di Satana e poi la chiesa gli infilava dentro il cattolicesimo lui non capiva il senso di queste accuse. Tra l'altro a un certo punto a processo viene fuori un testimone che sale sul banco dei testimoni e dice... Io un giorno sono stato baciato in bocca da Dimitri e mi è venuta la licantropia! Ok, ok, io, io vi giuro che avrei voluto tantissimo assistere a questo processo. La, la licantropia, raga, licantropia! Sì, cioè, praticamente quando c'è la luna piena, questo gli crescono tutti i peli sulla schiena e si strappa le vesti e corre nel bosco, sbranando vergini. Cioè, io non. <ride> non lo so. Sì, ma proprio vedete delle accuse basate sul. Penelo del. Cazzo! Comunque, scusate, mi è caduta la corona, ed è su Giovanni. Uh, in realtà, alla fine della fiera. Che questo povero bambino di due anni e mezzo a cui sono stati ovviamente instillati farsi falsi ricordi, come hanno fatto a creare questi falsi ricordi? Si parte sempre da una base e la base è che lui in realtà aveva assistito alla babysitter che faceva Shesho con il suo fidanzato in casa sua mentre lei doveva badare a lui quindi vedendo queste scene di Shesho e gliel'hanno gli, gli raccontata un po' diversamente in modo tale che non accusasse la babysitter e za! è subito abuso sessuale su minore da parte dei satanisti quindi wow, top babysitter infatti Tranquilla, Lalli, ti abituerai presto. Comunque, per un certo periodo, ovviamente, questo processo ha ricevuto un'amplissima visibilità attraverso i media regionali e nazionali, anche se non sono riuscita a metterci le mani sopra. Emersero tra l'altro durante questo periodo nei media, che lo sapete, che eh, lo scoop eh, satanisti eh, Satanic Panic! Che figata. Emerge anche il pettegolezzo riguardo al fatto che esista in realtà una rete di satanisti in tutto il paese composta da persone socialmente importanti con uno status elevatissimo, molto al di sopra di Dimitri, che in realtà manipolavano Dimitri ed era uno dei loro burattini. Ovviamente tutte cose molto fanatiche, basta. La stampa locale ovviamente ha sempre alimentato l'aura satanica di Dimitri mostrandolo come un tizio pericoloso, oscuro, con idee malvagie, cioè quando in realtà era solo cringe e un po' drughè. Insomma, <ride> durante tutto questo processo, comunque, come avrete capito, sono emerse talmente tante incongruenze e la fondamentale assenza di prove a sostegno delle accuse dei vari testimoni. Che per mancanza delle stesse, il processo si conclude il 20 giugno del 97 con l'assoluzione eh, di Dimitri e degli altri imputati, ovviamente assolti da tutte le accuse, con la conclusione che il fatto non sussiste. In realtà, poiché mi hanno denunciato anche altre volte, poraccio è sempre stato archiviato tutto, comunque l'unico reato realmente riscontrato da parte di Marco Dimitri è stata una lieve violazione fiscale. Ma niente di che... cioè, Ecco, l'unico crimine compiuto realmente da Marco Dimitri che hanno accusato di tutto è stata una lieve violazione fiscale. Neanche una roba importante. Insomma, la soluzione gli viene confermata tra l'altro dalla Corte d'Appello a gennaio del 2000 e a luglio del 2004, e questa è una bella notizia, a luglio del 2004 la Corte d'Appello di Bologna dispone un risarcimento di ben 100.000 euro a Dimitri per aver scontato ingiustamente 13 mesi di reclusione. Quindi almeno gli hanno dato pure il risarcimento, che più di così insomma eh, non si può riconoscere la... la l'innocenza di, di un soggetto. Questo che cosa significa? Che tutte queste accuse, che tutte queste, eh, questo satanic panic, questa eh, caccia al mostro a tutti i costi quando non lo era, non ha fatto altro che costare ai contribuenti, raga. Cioè, chi ci ha rimesso? Sono i contribuenti. Come ci rimettiamo sempre? Perché io vi ricordo che vengono rilasciate 8 persone al giorno dalle carceri perché sono innocenti. Otto persone al giorno! È follia! È follia! Comunque, Dimitri, dopo il processo, ha continuato a vivere a Bologna. Non ha più diciamo più di tanto bazzicato con i bambini di Satana anche se ancora non era il presidente però si era un po' allontanato e si manteneva come web designer e web master sebbene insomma non avesse un reddito stabile da, questi, da queste professioni. Uh, te non ci ha rimesso perché non paga le tasse. No, ne pagava ma solo un po'. Cioè, non so come dire, ne pagava, ma poche, no, non tutte. <ride> La Chiesa non paga le tasse. Ecco, forse pensava questo. Pensava, io sono. c'ho un'organizzazione religiosa perché devo pagare le tasse. Uh, ciao Kiki, vai, vai tranquilla. Pagava in parte, sì. Uh... Qui a Medaferrara abita uno delle bestie di Satana. Ecco, quella è un'altra storia. Non confondere, non confondiamo le bestie di Satana con i bambini di Satana, che sono due cose diverse. Comunque, succederà una cosa tra tragica. Ovvero, il 13 febbraio del 2021, che è il giorno del suo compleanno, tra l'altro, Dimitri... Lo troveranno morto di infarto nella sua casa a Bologna. E io le persone che muoiono nel giorno del loro compleanno le trovo, non lo so, è una cosa che mi ha sempre mm, sconvolta. Comunque, fatemi un conto veloce per favore. Eh, quanti anni aveva quando è morto? Che non ho fatto il conto io perché sono tonna. Allora, lui è nato nel 63 e muore nel 2021. Quindi ditemelo voi perché io sono stanca di fare i calcoli. mi sbaglio sempre tutti, quindi ci rinunzio. 58, 52. <ride> Dai, raga. 58, ok. Po Poseidon, vergogna. 58, ok. Ok, perfetto. Ha 58 anni, muore di infarto. Quindi adesso non è che sia una cosa così normale, io immagino che tra lo stress e forse anche la droga ci si è messo di mezzo, insomma non sia stata una vita facile per il nostro Dimitri. Comunque, ehm, adesso io vi ho raccontato ovviamente tutto con quella vena cringe, con un sorriso eccetera, però Marco Dimitri era, è una vittima, è sempre stato una vittima, a me ha fatto anche tanta tenerezza, devo essere sincera, perché comunque non è che ha fatto davvero niente di male, non ha portato avanti dei crimini come si sono stati accusati. Adesso ci guardiamo insieme, tra l'altro, una sua intervista così lo, lo conoscete meglio. E chiaramente, che ne è dei bambini di Satana una volta che Dimitri è morto? Non si sa bene se ancora esista questo gruppo. Se andrà avanti, perché diciamo che non hanno mai trovato una figura in grado di, uh, come dire, di sostituire Dimitri. Ecco, non è stata trovata questa figura dirigente quindi il futuro dei bambini di Satana è in dubbio, io non so se siano ancora esistenti o meno. Comunque adesso vediamo eh, vi faccio vedere un attimo Dimitri e poi ci sarà con noi come ospite Stefano Bigliardi, che è colui che ha raccolto tutte queste informazioni ed è il più grande studioso di questo caso. E tra l'altro si collega con noi dal Marocco, cioè io sono negli Stati Uniti, lui è in Marocco e eh, mandiamo il tutto in Italia, quindi State collegati perché lui è il massimo esperto di questa storia e sicuramente ha delle info in più, soprattutto per quanto riguarda la figura di Dimitri, che non sono riuscita a delinearvi come vorrei proprio perché non ci sono molte informazioni. Ma lui ci ha parlato e avrà qualcosa da dirci. Intanto ve lo, ve lo faccio, ve lo presento, il nostro Dimitri, vi faccio vedere una intervista che. Allora, io tra l'altro la Maurizio Costanzo Show non l'ho trovato. Però questa è un'intervista dopo tutti i fattacci, quindi può essere interessante anche per questo. Allora, taratata, taratata, vai. Mi puoi spiegare, cioè, come mai, insomma, ti sei ritrovato come il classico mostro sbattuto in prima pagina? E quali sono, secondo te, le ragioni o i maggiori responsabili di questo? Io purtroppo i maggiori responsabili secondo me sono i cittadini. Eh, la dico grossa, però eh, certe inchieste strano, i eh? nascono perché ci sono i cittadini che sono forcaioli, cioè ci sono cittadini che vogliono questo, devono vivere per questo e devono mostrificare qualcuno ecco il mio caso eh, era una preda facile occupandomi di satanismo e essendoci un'assoluta ignoranza sopra l'argomento eh, c'è cioè chi ci ha fatto carriera insomma, avevano bisogno del mostro, cioè era il periodo in cui c'era l'inchiesta dell'Uno Bianca, avevano bisogno di coprire, eh, di dare una botta ancora superiore a quello che purtroppo è accaduto e il mostro fa sempre comodo in quel caso il mostro ero io, eh, però non dimentichiamo che c'erano anche altri cittadini che sono stati presi per dare consistenza a questo mostro, quindi tanti cittadini anche che non conoscevamo, gente che ha lavorato magari tutta la vita si trova ecco, di punto in bianco Molto sul mattino sì. quando prende il suo cappuccino si trova sul giornale, dice ma cosa ho fatto? Ma cos cosa? Cioè, una cosa che mi ha colpito molto è che io vi ho mostrato un po' quello che era il suo pensiero: molte contraddizioni, cose indubbiamente cringe. Tutto lui si presenta non bene, cioè, nel senso, adesso non per criticare niente né fare body scemi, però. Non si presenta come un tipo affidabile subito, cioè io lo metterei nella categoria drughe, eh, oddio, mh, chi... non lo so, scusatemi per il commento, però questo per evidenziare il fatto che invece appena attacca a parlare è una persona che sa il fatto suo, cioè non sembra un outsider, non sembra uno sprovveduto, ecco, non so come dirvelo meglio, mi ha colpita questa. Uh, differenza tra l'aspetto fisico e come porta avanti i suoi discorsi. Comunque volevo dirti, sei in ascolto, Stefano preparati, siamo un po' in anticipo, ho fatto prima del previsto, tu preparati che quando finisco questa poi dopo entri tu. Scusate, mi parlo con l'ospite che so che sto che sta seguendo così ci coordiniamo. Uh, appena lo vedi Droghè, appena parla un altro mondo. Ah, perché dici quando è sobrio parla, diciamo, in bolla, invece quando è Droghè va in un altro mondo. Può essere, effettivamente, può essere. Eh, A me è successo, ad esempio, mi sono venuti a prendere il punto in bianco la mia vita, e, perché una cosa, sai, se fai qualcosa te lo aspetti, ma se non fai niente ti, ti, ti vedi prendere su con le armi, portar via ma che società sono quello che mi fa paura in realtà spesso e volentieri è l'ignoranza che incita nella gente oppure la voglia di... l'arrivismo quello che fa paura veramente è che non so Lucia Musti che il pubblico Ministero che, che fece tutta questa inchiesta si, si presenta perdonate volevo sottolineare quello che ha scritto Elisa Povero uomo lui non si presenta bene, ma c'è molto peggio in giro gente in, in, in giacca e cravatta. Ecco, provate a pensare anche perché dopo ne parleremo insieme, no? Il caso di Carol Montesi, l'assassino Davide Fontana è un professionista in giacca e cravatta, ehm, molto rispettabile, rispettato, una persona di cui cioè, nessuno si aspettava. Che potesse uccidere, sgozzare, fare a pezzi, tenere in un congelatore una ragazza. E guardate lui che invece è stato accusato di tutto e di più, e non ha mai fatto niente. È sempre stato un innocente. Cioè, capite, l'abito non fa il monaco, ma non lo fa veramente. Cioè, è una cosa davvero eh, facile incastrare un mostro e farlo passare come mostro se si presenta così. E soprattutto se parla di satanismo. So figlio di Satana, sono la grande bestia 666 che credere che uno come eh, il bancario che ha ucciso Carol Montesi sia in grado di poter fare quello che ha fatto. Quindi questo ci insegna che davvero l'abito non fa il monaco è vero, poi che io rimanga comunque eh, della mia idea rispetto a fatto che non ha fatto tutto da solo, dopo ne parliamo. Però così una riflessione giorno per giorno sui giornali, quasi negando il diritto di, di replica alla difesa, oggi è lì che lavora, pagata, è lì che lavora, eh. io quando pago un caffè pago anche lei, è quello che, che fa paura, fa paura vedere ad esempio che oggi a Rignano succede una fotocopia di quello che è successo, di quello che non è successo, però ecco, noi facciamo libri, eh, siti internet, cerchiamo di dare un'informazione, guardate che, che ci sono queste queste accuse, guardate che oggi lavorate, domani non siete più col vostro amore, domani vi prendono e vi mettono via, vi portano in carcere, voi dite sono innocente, ho dedicato tutta la mia vita all'insegnamento però, capito, ti, ti mettono in carcere. Una ti... di quelle cose che dice lui è questa PM che ha portato avanti tutta l'inchiesta, che ha portato avanti sempre tutte le, le accuse e come avete visto anche durante il processo che portava avanti delle motivazioni che non hanno senso pur di incastrarlo a tutti i costi, Comunque non ha preso nessuna ripercussione da questo, continua a fare il suo lavoro, è belli che come prima, no? Aspetta che leggo un attimo Black Lodge che scrive: "La spada spavalgosissima non pensi che spesso questi problemi nascono anche da un substrato culturale che impedisce a buona parte dei cittadini di capire la dinamica mediatica del cosiddetto capro espiatorio? Assolutamente sì. Perché alla fine la solfa è sempre la stessa: colpiamo i satanisti, la musica metal, i videogiochi, i cartoni giapponesi, i trapper, l'Europa, gli immigrati. Che ne pensi? Non è una responsabilità nostra culturale, se così vogliamo chiamarla? Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te, ma è anche vero che se noi non avessimo questo, questo substrato, questo bias cognitivo per cui si è scritto sul giornale, allora è vero, per cui che bello il mostro in prima pagina, posso sentirmi un po' meglio con la coscienza, un po' meglio con la mia vita di merda, non ci sarebbero i mostri in prima pagina, cioè se il, il popolo fosse in grado, se tutti fossimo in grado di ragionare su quello che viene scritto. Non ci sarebbe più bisogno di scriverlo, si inventerebbe un'altra cosa per approfittare di un altro bias. Quindi, eh, come dire, il mostro in prima pagina esiste proprio perché esiste quella mentalità che ci cade sempre. Questo è quello che penso io. Comunque, scusate, ho interrotto otto volte, adesso vado avanti. Credono colpevole, questo può succedere solo perché c'è disinformazione. Ti hanno negato una libertà senza che tu avessi fatto assolutamente nulla. Cioè, si riesce in qualche modo col tempo a levigare questo rancore o è ancora vivo? Io penso che il rancore lo puoi avere verso una persona a cui tieni, che ti fa qualcosa. Una persona che esce fuori dall'ambiente della procura, che esce fuori dall'ambiente cattolico, come si fa a avere rancore? E' come avere il rancore di un accendino. Accendi la sigaretta, l'accendino non funziona sul rancore. No. Eh, il rancore più grosso, come anche il ringraziamento più grosso, lo devo ai cittadini. Una parte, mh, una parte è venuta fuori, e ha chiesto firme per, per la scarcerazione perché si rendeva conto che non era vero. Ma si può perdonare un errore o un anno e passa di Ma carcere? Che io non lo vedo un errore, eh, un errore eh, sai un errore in qualche giorno si può anche capire. Un, in un mese, in un, due mesi però si, eh, si può capire, però sono due errori, in sei mesi capito, eh, persone che sapevano tutto su di me senza che io l'avessi mai visto, sapevano com'era la mia casa, quindi secondo me. Che errore eh, accanimento no, c'è stato. Qua. Cioè non è un errore proprio. Ma un, pre è un pregiudizio, cioè, è nato da un accanimento, da un pregiudizio. Da, da che cosa, secondo te? Io, io ho visto quello, gli esperti, tra virgolette, come li chiamo io, quelli che c'erano dietro l'inchiesta erano. I soliti, I soliti noti sono quelli che, fanno, che scrivono libri sul satanismo senza che ci sia un riscontro oggettivo, sono quelli che criminalizzano il gris della curia, c'erano tutti esperti della curia dietro, anche l'omicidio, un accusato di un, ca un cadavere che Margherita. non si è mai trovato, non aveva né nome né cognome, in luogo sconosciuto, in data sconosciuta, con gente da identificare, perché cioè, che accuse sono, capito? Però uno si beve lì, dice, io l'ho vissuta come un film alla fine, perché come puoi viverla? Nel tuo caso mancavano no, delle prove come dire, concrete per... Cioè, sì, le date sì, venivano spostate fumata. ad esempio eh, io ero in un posto ah ma allora non è più successo quella data è successo un'altra data è successo il 16 per dire no? il 16 però eh, era a Rimini è stata fermata dai carabinieri abbiamo anche questo cioè la persona stuprata è stata fermata dai carabinieri eh, in macchina col suo ragazzo a Rimini cioè come è possibile che sia successo capito? nonostante questo le date venivano spostate in continuazione Quindi, eh, e questa è una cosa mistero. che non dice solo lui ce la raccontò anche Sol sulle... Cioè il fatto che se nella data che loro hanno ricostruito, nell'orario in cui loro hanno, hanno ricostruito, tu hai un alibi, pur di portare avanti l'accusa cambiano la data, cambiano gli orari, così si incastra la loro teoria, no? Perché si deve incastrare con quello che loro vogliono portare avanti a tutti i costi. Grazie San Vincent e grazie anche a Hitstick, uh, anch'io fumo le, hits, le fumavo che qua non ci sono le hits. Grazie mille, grazie mille ragazzi. Non era nel vedere se un reato è avvenuto o meno, l'accanimento era verso il colpevole per, eh, per forza. Senti, cosa ti resta dell'esperienza appunto del carcere? So che all'inizio non è stato semplice, si parla anche, non so se ti va, però insomma, non stavi bene, c'è stato anche un, una sorta di tentativo di suicidio. Cioè, Cosa ti resta di questa esperienza? So che è una domanda stupida, però. Ecco, in carcere il suicidio è routine, cioè è sempre routine, praticamente... Il cioè, suicidio è routine ma fa con la stessa. comunemente? Comunemente, perché una persona è privata di ogni, di ogni... non solo della libertà, ma di ogni azione che... dell'amore, del... Sì, sei cioè, proprio privata di tutto, di tutto quanto. Riusciresti a dirmi in poche parole cos'è per te il satanismo e, e, e qualcosa anche della tua associazione? Cosa la diversifica da altre sull'argomento? Come il te che finto, ragazzi? Mm, socialmente si sa che <ride> come Giovanni... Come, come il Giovanni... sarebbe la devozione del male, però uno basta che esce per strada ed è già satanista. In realtà il satanismo ha una forma culturale che è quella eh, di mettere l'uomo all'epicentro universale, quindi l'uomo artefice proprio, della propria volontà. Eh, quindi divinizza l'uomo ed esclude divinità del bene, del male eh, esterne, ecco La ragazzina dietro che lì. sia è proprio la valorizzazione a livello divino dell'uomo, l'esaltazione dell'arte, ad esempio, della carica istintiva umana. Questo è il satanismo. Come stai adesso? Grazie Batman, Batmanato, grazie mille Batman, grazie, 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 dai che ci arriviamo ai Darwin entro la fine, dai, grazie infinite. Adesso, vabbè, non sono mai stato bene, <ride> però dai... Vabbè, non sono mai stato bene. Eh, come sto? Eh, eh, sì, uno sta anche arrabbiato, quello è evidente, però... Cioè, quindi il tempo non, non medica un po'? No, america niente, il tempo, cioè magari uno si intontisce col tempo, può dimenticare un po', però i dolori della vita sono tutti lì, eh, sono tutti lì, sono nell'inconscio, sono nella parte cosciente, vengono a galla. Ah, ok Albe, eh, grazie, meno nove. Eh, è la ferita più profonda. Sì, però le ferite fanno capire che la tua guerra è nobile. Senti, Marco, un'ultima domanda, un sacco. ma da amante dei gatti non posso non fartela. Mm -hmm. eh, ho letto, insomma, anche nel libro di Antonella Beccaria, Le traversie del tuo gatto durante il primo e il secondo arresto. Cosa è stato del tuo gatto? Prima è stato messo al gattile, poi dopo è stato curito da una mia amica che mi portava da mangiare, però l'ho trovato quando sono tornato, l'ho trovato che, che soffiava dentro un armadio, poveraccio, e... Mm, penso che anche lui, se potesse parlare, graffierebbe. <ride> se potesse parlare, graffierebbe. No, la frase che mi è piaciuta molto è: Le ferite dimostrano che la nostra lotta è nobile. Però non sa questa frase, veramente. Colpita, comunque, come vedete, effettivamente non proprio un personaggio uh, fuori dal mondo, cioè era uno che comunque aveva proprietà di linguaggio, aveva un certo carisma, poi sicuramente anche una sua insicurezza, un suo, una sua personalità introversa che non lo rendeva così spigliato, così davanti alle telecamere, era un tipo particolare. Però, ragazzi, cioè, da lì a eh, omicidio, stupro, molestie sui minori, tutte cose, cioè, ne passa che ne passa. Io adesso invito il nostro ospite eh, a collegarsi, così magari se con il no nostro professor Bigliardi riusciamo a ad avere, insomma, la nostra intervista, lo, lo aspetto, tu quando sei pronto clicca che noi ci siamo e uh, infatti parleremo con uh, questo prof di filosofia che si è dedicato alla ricerca sui bambini di Satana che è anche grazie a lui che sono riuscita a ricostruire tutta la storia perché vi assicuro che se andate alla ricerca delle fonti su Google o su internet in generale eh, su questa vicenda trovate tantissime informazioni contrastanti, articoli eh, che non sono chiaramente precisi, non esiste una ricostruzione dall'inizio alla fine. Quindi io sono riuscita a farla, grazie appunto a questo articolo che ha scritto questo prof, che adesso a breve, se riesce a collegarsi, vi presento e eccolo qua eccolo qua il nostro, il nostro Stefano ciao buonasera adesso ti metto visibile ciao, a tutti Francesca, ciao ciao. tra l'altro il nostro Stefano è in collegamento dal Marocco mi senti? io ti sento adesso vediamo se ti sentono anche loro Ti alzo forse un sono un po' qua. fuori sincrono ok prova a parlare un pochino sì, siccome ti seguo da tempo, lascia che mi tolgo una soddisfazione Bye. e che ti dica ciao, persona del crimine. Ciao, persona del crimine! Tanto amore giallo! È, è bellissimo averti qua, tra l'altro siamo in collegamento io dagli Stati Uniti, tu dal Marocco e trasmettiamo all'Italia tre fusi orari diversi. Ebbene sì, ebbene sì. Il eh, ti dirò che io eh, in Marocco sono, sono sulle montagne del Marocco. E m, siccome ho spostato il tavolo per avere lo sfondo con i libri da prof, sono in un punto della casa dove fa un freddo terribile. No, mm. mi dispiace, io sono volata al caldo e finalmente non ho più l'incubo del freddo. Comunque, Um, um, io non ho potuto, per un problema tecnico, seguire la, la diretta, ho seguito solo la chat. Ma un uccellino satanico mi ha detto che hai raccontato il caso Dimitri molto bene. Oh, grazie. E ti ringrazio sia per l'invito sia appunto per la ricostruzione del caso guarda è stato tutto merito tuo ti devo ringraziare tantissimo perché hai fatto un articolo che spiegava tutto in ordine logico e cronologico come piace a me e trovare le fonti su questo caso che tra l'altro mi hanno richiesto in molti è stato davvero difficile quindi ti ringrazio tantissimo mi fa piacere innanzitutto ti lascio un attimo per presentarti alla community cioè qual è il tuo lavoro di cosa ti occupi cosa fai lì in Marocco lo dici tu o lo dico io dillo tu dillo tu eh, io insegno filosofia in una università eh, anglofona. Quindi insegni in inglese complimentoni, sì, complimentoni. Sì. Allora, tu sì, ti qui. sei dedicato, ho saputo per più di un anno insomma, questa storia per riuscire a ricostruire tutto per studiarti anche un po' la storia dei bambini di Satana e il loro pensiero. E che cos'è che ti ha spinto a dedicarti a questo caso? Cioè, cosa ha rappresentato per te fare ricerca su questo caso? Allora, um, io me ne ero già interessato in precedenza da studioso perché avevo messo insieme un po' di materiale per un libro che poi non, per diversi motivi non si era pubblicato. Poi ad un certo punto è scomparso Marco Dimitri. Um, ed io ero in contatto con il professore che cura questa enciclopedia online eh, per cui poi ho poi scritto appunto la voce e mi sono offerto io eh, mi sono offerto io perché questo caso mi interessava eh, molto mi interessava molto uh, per ragioni si può dire quasi affettive mm -hmm. perché affettive eh, perché io uh, ho passato da un po le, le 40 primavere e in più, come si sente anche dall'accento, sono, sono Emiliano. E quindi questo caso è un caso di cui io, molto prima di diventare studioso, ovviamente ho delle, ho delle memorie, io mi ricordo ancora. Ehm, casa di mia nonna le riviste adesso non so se era oggi o gente con i servizi su dimitri il satanaio e, ehm... <ride> e anche i commenti che si sentivano in famiglia certo. e poi questo caso appunto per noi eh, ragazzi degli anni 90 dico noi quelli come me so che tu sei molto più giovane ehm, è un caso che ehm, come dire ehm... Ha dentro tantissime cose che fanno gli anni 90. Adesso non so quali hai menzionato, penso che tu abbia menzionato tutto, ma nel caso di Mitri c'è eh, la curia, c'è la magistratura, c'è la Uno Bianca, c'è Costanzo, c'è Milingo, c'è la RAI, c'è Alto Busi, c'è il CICAP, cioè ci sono tutte queste cose. Che sono essenziali per gli anni 90 per capirli e anche per, per ricordarseli. E poi, sì, essendo geograficamente vicino a me, è un caso che ho quasi. Per così dire sfiorato, mm -hmm. e quindi siccome non c'era niente, ho detto la voce di enciclopedia la scrivo io. Ehm, sempre un uccellino satanico, di quelli che hanno seguito la diretta, mi ha detto che mi hai definito come il massimo esperto. Grazie, troppo gentile, non è così. Diciamo che io ho messo insieme quello che si chiama un lavoro compilativo: mm -hmm. cioè ho cercato di scrivere una mappa di tutto quello che è stato scritto da Dimitri e su Dimitri, e poi l'ho anche integrato. Con un'interazione. Eh, infatti, con no, un tu hai fatto anche un po' di ricerca professor. perché comunque con sì, Dimitri sì, sei sì, entrato sì. in contatto. Eh sì, e con Dimitri avevo avuto qualche scambio per iscritto. Non siamo mai riusciti ad incontrarci, purtroppo anche perché io già vivevo qui all'epoca mm. del, del primo lavoro e quindi, diciamo, ho integrato la voce di enciclopedia anche con questo lavoro di, eh, di prima mano. Il fatto che tu eh, ti sia trovata facilitata nel tuo lavoro. Eh, grazie a questa voce d'enciclopedia mi ha dato una enorme soddisfazione ah, perché è per quello che l'ho scritta è per quello che l'ho scritta ah, bene, so sono contentissima infatti un pezzettino che ci manca però che almeno a me è mancato nel poter sì. fare il racconto sono certa che tu hai qualcosina in più da dirci la figura di Dimitri cioè che tipo è Dimitri come lo hai percepito anche parlandoci allora ehm... Qualche, come posso dire, disclaimer. Eh, per prima cosa, eh, io non ho conosciuto, come dicevo prima, direttamente Dimitri, eh, poi non sono, non sono uno psicologo, e poi ricordiamoci anche che la vicenda che tu hai ricostruito è una vicenda distribuita su tanti anni. Si mm -hmm. parla di un Dimitri ragazzo, di un Dimitri uomo, poi un Dimitri relativamente, diciamo... La No, 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 non ti perdere. No, stai... Che idea me ne sono fatto io in base a... No. Mi senti? Sì, no, ti, ti perdiamo, ti perdiamo ogni tanto. Cioè, devi avere un calo di connessione in questo momento, ma riproviamoci. Eh, cioè. Non so dove, dove mi avete perso, però. Eh, più o meno a Dimitri adolescente, Dimitri uomo e poi ti abbiamo un po' perso. Sì. Sì, eh, quindi un, c è, c è, è tutta la vita di Dimitri di cui si sta parlando. Però che idea mi sono fatto io eh, da quello che ho letto e anche dai video che, che ho visto? Mi sono fatto uh, l'idea, poi bisognerebbe veramente chiedere a qualcuno che l'ha conosciuto se si può confermare, mm -hmm. ehm, di eh, un Dimitri, parlo di quello mh, primo periodo, insomma. Fanciullesco, mm -hmm. nel senso che da un lato c'era un po' eh, una, una ribellione, una voglia ehm, anche di, di stare sotto i riflettori, e dall'altro c'era anche una timidezza se vogliamo pure una ingenuità. Mm -hmm. eh, io adesso non mi ricordo se ho riportato questa cosa nella voce di enciclopedia, ma mi ricordo di averglielo chiesto per iscritto, gli ho detto, Marco, ma eh, alla fine. Ehm, satanico, satanico, satanista, però mi sembravi anche un po' un bambino in certe trasmissioni che ho visto. E lui sì, mi disse qualcosa di simile, cioè che sì, c'era tanto egocentrismo, ma c'era anche tanta uh, ingenuità, cioè da un lato lui si compiaceva di andare in tv, eccetera, dall'altro poi però questo meccanismo lo ha, uh, lo ha sbranato, secondo dinamiche che abbiamo visto diverse volte negli... Ho perso di nuovo, no, comunque, in relazione a quello che lui sta dicendo, secondo me ci sta adesso faccio io la mia visione più psicologica. Ci sta che lui potesse essere in qualche modo alla ricerca di attenzioni, essendo continuamente abbandonato e dimenticato. Quindi, da una parte, l'incapacità comunque di far fronte a un'attenzione mediatica, a un'attenzione popolare così grande, perché appunto lui è sempre uno che ha vissuto nel suo, eh, nella sua introspezione, più che altro. Ma dall'altra parte, un grande bisogno di attenzione, un grande bisogno di amore. Cioè, anche essere il leader di una società. Dove il tuo verbo è quello che gli adepti seguono, è un bisogno di solito degli abbandonati. Adesso lo hanno anche, ehm, ovviamente, in maniera errata paragonato a Charles Manson, ma io ce le vedo a livello psicologico delle assimilazioni a Charles Manson. Cioè lui ha avuto una infanzia sicuramente molto più terribile, ma comunque sempre fatta di abbandono e rifiuto. Quindi questo bisogno di eh, circondarsi di adepti, di in qualche modo adoratori che comunque seguono quello che è il tuo pensiero, tu sei lì il leader carismatico, brillante, che addirittura va in televisione e comunque non ti interessi del fatto che in realtà il tuo pensiero venga completamente distorto pur di andare in televisione, denota, almeno scusami, io ogni tanto io mi appassiono più che altro ai profili di personalità. Denota questo suo vuoto, questa sua mancanza. Beh, eh, fermi restando i disclaimer che ho, che ho precisato prima, è una lettura che mi sembra abbastanza plausibile. Mm. Sì, tra l'altro, ecco, ti volevo fare questa domanda, visto che tu studi filosofia, poi non è proprio magari il tuo campo, però che idea ti sei fatto sui bambini di Satana? Cioè, tu li interpreteresti come una setta oppure no? Eh, allora, ehm, è un'ottima domanda. Eh, in realtà, ehm, come studioso, eh, io devo stare lontano dalla parola setta. Mm. Eh, in che senso? Uh, non è questione di essere eh, politicamente corretti, è questione che la parola setta eh, proietta già un giudizio sul gruppo religioso, spirituale e così via che vai a studiare. Mm -hmm. Quindi, se ci trovi, per esempio, non sto dicendo che sia questo il caso del, del gruppo di Dimitri, se ci trovi violenza, abuso e quant'altro lo dici, lo documenti, ma eh, usare la parola setta è un po' eh, un mettere, eh, come si suol dire, eh, il, il carro eh, davanti ai buoi mm -hmm. in modo negativo, cioè significa proiettare un giudizio. Eh, quindi, come, come studioso, ti devo dire eh, meglio non usare questa parola. Um, se eh, ciò a cui ti riferisci è si trattava di un gruppo basato sulla coercizione, eh, sulla violenza, sulla manipolazione, allora, devo dire che intanto la manipolazione... Um, io, io ho i miei dubbi, ho forti dubbi. Non abbiamo tutti i dati, gli stessi dati sull'affiliazione, su quante persone c'erano, eccetera, non sono solidissimi. Mm -hmm. eh, io ho i miei dubbi, ma mh, anche per una ragione proprio mh, organizzativa. Cioè, alla fine sì, è vero che c'era tutta questa organizzazione, mh, almeno a livello di descrizione, ma eh, Dimitri era una sola persona. Io non penso che eh, sarebbe riuscito a mettere in piedi chissà quale eh, meccanismo manipolativo ehm, e così via. Um, quindi in linea di massima, uh, se, se interpreto bene la tua domanda, la mia risposta è no, cioè se ci si immagina delle dinamiche di, di appunto di manipolazione di lui che fa fare cose alle persone che lui vuole che facciano, um, penso che sia poco No, infatti plausibile. non mi è parso. Poi un altro punto che non ho trovato, che invece solitamente rivediamo nelle cosiddette sette, è che lui lasciava comunque liberi i suoi membri di lasciare il gruppo in qualunque momento, cioè bastava per loro firmare il modulino che lasciavano il gruppo e se ne andavano, non venivano perseguitati. No. Io ho l'impressione che a parte, ho avuto l'impressione che a parte una cerchia eh, di, di amici, insomma di persone vicine, anche geograficamente... Ehm, ci fossero moltissime adesioni, diciamo così, sulla carta nominali mm -hmm. e che ci fosse anche eh, una, una certa fluidità mm -hmm. e poi magari lui ehm, questa, questo numero insomma anche piuttosto consistente piuttosto alto magari lo, lo vantava in un qualche modo però mh, niente di, di paragonabile appunto al mito negativo che si è visto sulla stampa no, anche perché poi quando veniamo a sapere che i rituali c'erano al massimo cinque persone, ci fa capire anche che l'entità poi non era così importante, sì, sì. perdonami un secondo, Anzi, che ti mi, evo... correggo, mi, correggo, mi correggo: le poche affermazioni che abbiamo eh, non vanno nella direzione di una partecipazione di massa. E poi ricordiamo anche questo che anche che ci sia una sola persona carismatica che voglia manipolare gli altri, se non ha tutta una struttura, se non ha tutto un contorno. Fa ben poco, fa ben poco. Mm -mm. Esatto, infatti. Perdonami un secondo che ringrazio i sostenitori che qua sono stati generosissimi mentre c'eri tu. Volevo dire grazie a R Mike per la sub Villa che ha smollato 5 sub, grazie infinite, grazie infinite, Villa. Grazie Denny, grazie mille. Perdonami Stefano, ma se no ci rimangono male, giustamente. E certo infine. Problema. Ti volevo chiedere per concludere, secondo te, cioè, che cosa ci ha insegnato tutta questa storia, ma anche cosa non ci ha insegnato? Perché siamo sempre qui a parlare delle stesse cose, per cui. Um, beh, se vogliamo trarre una, una morale, un insegnamento da questa storia, o meglio da questa storia di storie, perché sono tante vicende, sono tante ondate, mm -mm. Eh, sono, eh, sono scatole cinesi. Allora. Um, sicuramente è una cosa che io mi uh, insegnerei, è un caso di cui parlerei a scuola appunto per introdurre certe dinamiche che hanno, per così dire, fatto gli anni 90, che ci sono state negli anni 90 e che in buona misura sono ancora con noi. Um, vogliamo trarne un, una morale, eh, vogliamo trarne un insegnamento? Beh, l'insegnamento è, è come al solito che nel momento in cui si ha una responsabilità si è parte di una istituzione, si deve giudicare se una persona ha commesso o no un crimine. Un delitto bisognerebbe farlo eh, senza veli ideologici, pregiudizi e senza pungoli, mm -hmm. eh, diciamo, emotivi dovuti all'ambizione personale. Già. Perché alla fine eh, Marco Dimitri, che cosa aveva fatto? Era un personaggio, diciamo così, un po' deviante, un po' diverso. Peraltro, non, non voglio assolutamente che, che questo suoni paternalistico perché non lo è. Ma Dimitri era un po' uno di noi, cioè era quello che tanti di noi negli anni 90 avrebbero potuto diventare mh, se avessero avuto lo stesso tipo di contesto, cioè mh, tante delle cose che facevano, le arti marziali, giocare ai videogame, interessarsi agli UFO. Ma chi non si è interessato agli UFO negli anni 90? Poi appunto lui. Ha avuto certi sostegni familiari che sono venuti meno, ha avuto, ha avuto certe sollecitazioni che altri non hanno avuto, e, e è diventato satanista. Però voglio dire, eh, le persone poi, specie in un contesto tribunalizio, devono essere giudicate sulla base di prove, eh, sulla base eh, di argomentazioni non campate in aria, cosa che invece è successa. Cioè qui era satanista, quindi per forza. Cattivo, deve avere fatto criminale, cose. che nasconde abusi, Lughe. sacrifici, drughe, ovviamente, eccetera. Cioè. Uno dei tuoi termini preferiti. <ride> esatto. Eh. esatto, Quindi, sì, se proprio vogliamo trarre un, una morale, eh, direi, eh, direi che, che è questa, e cioè che eh, se sei diverso, eh, prima o poi qualcuno ti, ti, farà, ti farà bersaglio. Eh, ricordiamo che l'Emilia Romagna, insomma, è una cosa che sai: che sai anche tu. È stata sempre molto divisa tra le due chiese: la Chiesa sì. vera e propria e il Partito Comunista. Per certi versi è eh, una regione molto all'avanguardia, eccetera. Ma è sempre anche stata molto moralista mm -hmm. e il satanismo. Il satanismo, comunque, non rientrava eh, in niente, eh, in nessuna di quelle chiese precostituite, preconfezionate e prefatte. E si è prestato anche come capro espiatorio nel momento in cui ci sono stati certi attori mm -hmm. che hanno avuto bisogno di fare dimenticare certe cose. Eh sì! Quindi. Tra l'altro, la 1 bianca, ragazzi, è uno dei prossimi casi che porto. Siccome oggi lo abbiamo sfiorato, lo abbiamo toccato, prossimamente ve lo porterò. Che sarà anche bello impegnativo da portare, perché quello è un casone veramente gigante e sconvolgente. Stefano, io volevo ringraziarti infinitamente per essere stato qui con noi stasera, è stato bellissimo conoscerti, grazie, grazie per l'articolo che hai scritto, è stato utilissimo, anzi fondamentale, questa puntata è dedicata a te, visto che insomma grazie, oltre ad essere grazie. qua con noi so che mi segui da parecchio, quindi grazie davvero tantissimo. Grazie, ciao a tutti dal Marocco. Dal Marocco con furore, che, che ore sono lì adesso? Eh, sono le sette e mezza. Ecco, qui Di sono sera. le 15 e 30, quindi tutti fusi Grazie. oggi. Grazie ancora e buon proseguimento a tutti. Grazie a te, buona serata. Ciao, ciao. Guardate, eh, il suo lavoro per me è stato veramente fondamentale. Altrimenti, non si trova una ricostruzione che sia una in giro.